la Dobbiamo aspettare ancora un pochino perché qualcuno prima avevamo scritto 17. Tutti seduti per cortesia. Partiamo anche con il nostro collegamento. Sì. Allora, come Presidente dell'IRSE, un saluto e una soddisfazione anche per aver colto questo input della Regione di inserirci anche noi nel nostro piccolo in questo percorso verso Gorizia 2025, Nova Gorizia, Gorizia. Eh, voluto credo molto intensamente da un insieme di realtà molto grosse ma in maniera anche molto determinata dall'assessora lei vu non vuole essere chiamata femminile ma io insisto dall'assessora Tiziana Tiziana Gibelli è una cosa molto molto grande che metterà in campo investimenti investimenti importanti investimenti che ci auguriamo tutti anche noi siano investimenti intelligenti Mirati, selezionati, non tanto per intenderci a pioggia, ma eh, veramente anche selezionati per, per essere occasione per un ulteriore sviluppo, ma sviluppo sostenibile, e anche questa è una parola strausata: del nostro territorio. Perché noi tutti sappiamo quanta ricchezza c'è, non soltanto ricchezza di, di turismo, di paesaggi, di cultura ma anche io credo da noi che operiamo un po' con i giovani, ricchezza che c'è in realtà di giovani già molto ben formati e che hanno veramente bisogno di essere messi in circolo, di essere messi alla prova con la loro professionalità, con la loro capacità di innovazione, con il loro background culturale che molti hanno, invece di eh, dover essere costretti ad andarsene, ad andarsene all'estero. Io ringrazio veramente, prima di tutto, eh, la mia giovane project manager Eleonora Boscariol, che è talmente entrata con passione in questa idea già da due anni. Lei segue in modo particolare la nostra bella esperienza dei Curiosi del Territorio, che è quello stage con uh, giovani da tutti i paesi. Quest'anno era tutto in inglese, una quindicina di giorni. Di giorni in Friuli Venezia Giulia per conoscerci veramente e farci conoscere attraverso i social. Quindi la ringrazio perché, con determinazione siamo riusciti, ma lei soprattutto, a mettere insieme delle, delle belle teste. Io dico connecting people: questo ruolo nostro, dell'IS, che è magari di connecting people esperti qui, che poi magari vanno altrove, perché noi non abbiamo bisogno di sollecitarli. Però ogni tanto di suggerirli a chi ha le leve del potere. Eh, ci è capitato e siamo contenti anche di questo. Eh, ringrazio in modo particolare tra queste belle teste eh, Giovanna Tosetto. <ride> Uh, non so neanche come presentarla se non come veramente una persona eccezionale e che poi di professionalità e di passione e che si, io credo, non so, si autorigenera come certe pile <ride> di, fronte, di fronte ad ogni sfida, no? la, la coglie e dice: Sì, 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 facciamo, facciamo. E, e veramente si è assunta anche. Il compito di fare da regia di questa serata quindi buona serata a tutti con l'augurio di essere veramente vigilanti tutti anche in questi soldi che saranno spesi anche se noi non ne abbiamo tanto potere ma essere vigilanti essere anche ognuno nel proprio ambito eh, suggeritori di cosa vogliamo vorremmo che fosse turismo sostenibile, inclusivo e, e non dilunghiamoci nelle parole, quindi di essere anche incisivi con chi amministratori, decisori, chi ha le leve del potere, chi ha le leve di, di usufruire dei fondi europei o PNR o quello che è, ma di essere soprattutto, come credo molti di voi lo, so, lo sono, ehm, protagonisti gente conc concreti nelle vostre esperienze di, di stili di vita mi rivolgo qui a, a Pinzuti, che è arrivato in bicicletta per l'appunto che può essere una sottigliezza ma, ma non lo è <ride> e quindi basta buone serate a tutti e Giovanna a te anche tutto anche la la cosa, di presentare gli altri Gra mia. Grazie mille. Io per dovrei parlare direttamente, ho tutta la dotazione te. tecnologica per poter iniziare. Ringrazio Laura della presentazione che ha fatto. Io sono Giovanna Tosetto, mi occupo da sempre di turismo in eh, tutti gli aspetti, in tutti i contesti e da alcuni anni ho un po' concentrato la mia attenzione soprattutto eh, nei confronti del turismo. Verso la regione Friuli-Venezia Giulia. Eh, ho colto volentieri la sfida che mi è stata lanciata dall'Irse di essere la moderatrice e quindi di coordinare questo convegno che tratta un argomento molto vicino a noi, sia dal punto di vista del territorio, sia anche un argomento che sicuramente colpisce, affascina, spaventa ed interessa e viene calato un po' nel contesto del turismo. Partiamo proprio dallo stesso titolo del convegno, ci parla di turismo, confini e cerniere. Parliamo proprio, iniziamo proprio da qui, dal discorso del, del confine, di questo eh, diciamo ostacolo, di questa delimitazione che a volte ci, ehm, ci fa sostare, ci fa guardare, ci, ci incute un pochino di eh, timore. Perché per creare, e l'argomento dovrebbe essere oggi, i relatori affronteranno, eh, ci sarà un relatore che affronterà il tema del confine in senso più ampio, ci saranno invece gli esperti che entreranno proprio nei dettagli di percorsi storici, di potenzialità dei percorsi storici e poi anche di metodologie, diciamo così, alternative, sostenibili di fruizione del territorio. Quindi se partiamo dal concetto del confine per creare dei percorsi insoliti, eh, in che modo? Con la narrazione, con la ricerca, quindi con della documentazione, con le testimonianze, con, il, con le memorie che il territorio ci può offrire. Quindi partendo da, eh, questa, da, questa da questa base per creare un'esperienza, una sorta di esperienzialità. Sono tutti sostantivi, diciamo, molto usati ed abusati: sostenibilità, esperienzialità, valorizzazione del territorio, eccetera, che qui ho ehm, raggruppato. Molto semplicemente per non disperdere, non allontanarci da quello che deve essere il tema e anche l'obiettivo che tutti noi dobbiamo avere in, pensando al, al prossimo futuro e alle due città che andremo oggi anche a considerare, Gorizia e Nova Gorizia. Quindi la sostenibilità, ciò significa andare a cercare dei percorsi insoliti con la lettura della storia significa anche dare una sostenibilità di tipo culturale a dei racconti che magari potrebbero svanire nel nulla, una sostenibilità ambientale fruendo di questi territori con dei mezzi di trasporto eh, che possono, diciamo, essere amici dell'ambiente e non solo e anche una sostenibilità economica per le piccole realtà che magari creando questi percorsi che nascono dalla storia possono avere la possibilità di erogare la loro emozionalità attraverso chi vorrà scegliere di fare questi percorsi o di avvicinarsi a questi contesti. Una valorizzazione di un patrimonio culturale che non si tocca, ma che si, assente, che si sente, si avverte, si legge negli occhi, nelle espressioni, nei testi. Eh, ci sarà sicuramente tra i relatori qualcuno che entra maggiormente nel dettaglio di tutto questo lavoro di ricerca e che sono certa vi emozionerà. Quindi non voglio rubare eh, la sorpresa di chi mi seguirà poi dopo. E l'esperienzialità. L'esperienzialità che di fatto è legata più che altro a un aspetto molto semplice, a mio modesto punto, secondo il mio modesto punto di vista, delle emozioni le emozioni che noi riusciamo a vivere attraverso le relazioni. Quindi in questi percorsi, in questa lettura anche di queste due realtà del territorio, quindi Gorizia e Nova Gorizia, sicuramente per chi vorrà eh, leggerli, per chi vorrà percorrere, fruirli, ci sarà la possibilità senz'altro, perlomeno bisogna trovare la possibilità di avere delle relazioni. Perché queste relazioni, se suscitano in noi delle emozioni, sicuramente... Diventeranno un ricordo intelebile. Questa la salto perché non voglio essere tecnica, ma mi piaceva molto eh, leggervi le parole di eh, Herman Hesse, che secondo me può essere un'ottima introduzione, un punto di partenza per i nostri relatori per eh, parlare e condividere assieme a voi quello che è il loro modo, il loro punto di vista. Nonostante il tenero amore che nutro per il mio paese, non ho mai saputo essere un grande patriota né un nazionalista. E ben presto è nata in me una diffidenza verso i confini e un amore profondo, spesso appassionato, per quei beni umani che per loro natura stanno al di là dei confini. Col passare degli anni mi sono sentito ineluttabilmente spinto ad apprezzare maggiormente ciò che unisce uomini e nazioni piuttosto che ciò che li divide. Quindi eh, io condivido pienamente questo pensiero, mi taccio e chiedo gentilmente al primo relatore, a Claudio Visentin, di accomodarsi. Eh, ehm, leggerò brevemente la biografia di Claudio Vincentin, che è anche un carissimo amico. Claudio insegna storia del turismo presso l'Università della Svizzera Italiana, studia e racconta eh, i nuovi stili di viaggio sulle pagine del supplemento della Domenica del Sole 24 ore, quindi probabilmente qualcuno di voi avrà avuto modo di leggerlo. È l'ideatore della scuola del viaggio. Questo è il motivo per cui è nata questa nostra amicizia. Io, durante il periodo del Covid, ho pensato che forse potevo esprimere un po' il mio talento e scrivere di viaggio. Viaggio da tantissimi anni, ho visitato molti paesi, ho vissuto molti anni all'estero. Ma non riuscivo ad esprimere sulla carta o sul computer quello che avevo sperimentato nel mio passato. E quindi ho frequentato un corso online della scrittura del viaggio, della scuola della scrittura del viaggio e eh, ci siamo conosciuti. Eh, Claudio, oltre a diversi studi specialistici, ha scritto anche dei libri di viaggio che vi invito a leggere se non l'avete ancora fatto: In viaggio con l'asino. A quattro mani, a dire la verità, casa editrice Guanda con Andrea Bocconi, che è anche uno dei docenti della scuola del viaggio. Alla ricerca di Don Chisciotte, casa editrice di Ciclo, scritto con Stefano Faravelli, carnettista di viaggio. Quindi, se qualcuno ama disegnare o rappresentare le sue impressioni durante i viaggi, eh, vale la pena andare a vedere che cosa la nostra mente, la nostra creatività riesce ad esprimere con il disegno. Luci sul mare, viaggio tra i fari della Scozia sino alle isole Orcadi e Shetland, editore Ediciclo, che è l'ultimo tuo libro, Claudio, giusto? Ha realizzato diversi documentari di viaggio per la rete 2 della eh, Svizzera italiana Radio Svizzera Italiana. Questa è veramente una sintesi della sintesi della biografia di Claudio Visentin. Cedo a lui eh, il microfono e lascio descrivere e, e parlare. con il, il vero cuore. singolo di potere, è il Giraslide è quello, <ride> è quello che. Sì, il passaggio decisivo del, è lui che. Da, esatto. E la, allora, con il, con il laser beam, per cui voglio dire, questo è il vero. Prometo. no Grazie mille, Giovanna, e grazie a voi dell'invito, all'Irse, alla sua direttrice, a Eleonora e a Giovanna. Mi fa... Se vengo sempre molto volentieri e... e mi fa piacere. Ho detto che avrei fatto qualche piccola riflessione iniziale sul tema dei confini, perché ne ho un'esperienza diretta. Prima, Laura diceva le persone no, che attraversano i confini. Io sono una persona che attraversa i confini e nella mia vita ho sperimentato questo: sono un cervello in fuga, cioè siccome vado in Svizzera a insegnare questa semplice cosa mi aggiunge un sacco di prestigio cioè il fatto che tu non stai a casa tua ma vai a dar fastidio a un popolo vicino ti dà già un'immagine meravigliosa però siccome sono a 80 km la sera torno a casa un po' furtivamente. Quindi incasso i benefici dell'essere espatriato, però poi la sera torno torno rimpatrio per così dire. però questo, come vedrete, mi ha proprio messo in contatto anche con questo tema dei confini. Infatti, pensavo di partire molto da un punto di vista biografico e autobiografico, perché li attraverso tutti i giorni, il che non è un'esperienza così comune. Nel tempo di Schengen attraversare un confine. È qualcosa di difficile, cioè rischi di dover arrivare fino alla Bielorussia per attraversare un primo confine col doganiere che ti controlla, niente da dichiarare, eccetera, eccetera. Allora, partirei da qui. Eh, tutti gli anni faccio questo piccolo pellegrinaggio al museo. Noi, questo è il lago di Lugano. E abbiamo una bellissima. La, 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 la barca a motore è stata elettrificata e quindi è una cosa sostenibilissima, bellissima. Non ronza sul lago, attraverso il lago di Lugano, e per andare a questo museo delle dogane. Noi abbiamo in Svizzera sul lago di Lugano un museo delle dogane, credo che sia veramente uno degli unici. E già questa è un'idea interessante in sé: un piccolo museo delle dogane aperto nel 49. Stava facendo, faccio sempre delle foto. Uh, Giovanna sui nuovi trend del turismo perché li seguo sempre ecco qui per esempio questa è una mia ossessione personale cioè gente che visita un posto ma ha memoria di un altro posto dove è stato come turista e quindi questa è una cosa che mi colpisce sempre la maglietta delle Hawaii a Firenze per esempio no? che rende bene questa idea globale del turismo e questi sono i nuovi protagonisti dell'estate lo diciamo subito alla, alla regione senza cani non viene più nessuno ormai è stato l'anno in cui i cani hanno preso il potere e una volta si abbandonava in autostrada adesso invece colpevolmente sono loro i re delle nuove vacanze. No? E infatti sul battello svizzero sono stati subito ammessi, sono cani ricchi ed educati, che sono i due criteri che gli svizzeri privilegiano. Chiunque abbia un buon reddito, questo piccolo fatto che abbia quattro zampe o due, a noi tocca pochissimo. Insomma. E vado ogni anno a questo guardate che meraviglia, a questo piccolo museo delle dogane che si può raggiungere solo per nave e che sta qui perché ovviamente questo era un posto di frontiera dove eh, c'era molto... Eh, Contrabbando. E quindi loro qua sono qua morto anche qualcuno su questa riva. Qui stiamo andando. Il resto del lago va verso Valsoldo, ovviamente i luoghi di Fogazzaro, ma insomma, qua c'era un intenso contrabbando di cui poi parleremo, e c'è questo bellissimo piccolo museo uh, delle dogane. E, e, e quando sono lì, leggo sempre ai miei studenti questa poesia che mi piace tantissimo della Wislava Zimbosca, della poetessa Premio Nobel, perché è un ottimo inizio, ecco, a tal'altro citava prima Giovanna Ermanes che ha abitato da noi. Hermanese viene in Canton Ticino dopo la prima, prima della prima guerra mondiale e poi ci rimane, e, uh, e quindi è un ticinese adottivo. Ha vissuto 40 anni in Canton Ticino. È arrivato in Canton Ticino. Povero e disperato. Quella cosa che tu hai letto l'ha scritta in Canton Ticino. Per cui c'è anche dei curiosi legami. C'è la sua casa. Comunque, questa è la Vislava Symbosca, la quale dice una cosa molto interessante. Dice. Uh, come sono permeabili le frontiere umane e racconta di tutti gli elementi naturali che ignorano le frontiere umane. No? Cioè, quando noi siamo davanti a questo museo, allora qui corre esattamente il confine tra Italia e Svizzera. Corre in mezzo al lago. Già questo è interessante. Metà dei confini al mondo corrono nell'acqua, e quindi sono un po' più imprendibili di quelli. Cioè è meno chiaro quando lo stai valicando rispetto alla Terra. però è molto interessante perché c'è. Se il confine corre qui, allora probabilmente c'è un pesce che sta nuotando sinuosamente, no? come fanno le carpe, che diventa italiano, svizzero, italiano, svizzero, italiano, svizzero, cioè, prima di arrivare di là. E la Simbosca scrive sì, una poesia molto bella su questo, riflettendo appunto sul fatto che un uccellino si sposta continuamente tra cioè gli animali in sostanza non, con... non percepiscono questa frontiera, questo confine. E... e lei dice questa cosa alla fine che è molto vera, la poesia poi la leggerete, il Salmo dice questa cosa che è molto vera. Dice solo ciò che è umano può essere davvero straniero. Cioè che bello! Dice una cosa bellissima. Intanto. potremmo rileggerla e passare la serata così: solo ciò che è umano può essere davvero straniero, il resto è bosco misto, lavorio di talpa e di vento, cioè. I confini riguardano noi, nonostante la frase concetto numero uno, nonostante la frase confini naturali, in realtà non ci sono confini naturali. Certo, ogni tanto c'è un, un fiume, un burrone, cioè c'è un, un, una marcatura del territorio più forte di altri, però sostanzialmente il confine è una cosa che ha a che fare proprio con gli uomini e quindi è proprio nostra, cioè che tocca a noi. Gli animali non lo, non lo percepiscono. E il confine... Vi dicevo prima, la metà sono nell'acqua e ci sono un, dei, dei confini del mondo sono nell'acqua e ci sono... Ho fatto qualcosa? No, ecco, e ci sono anche delle curiosità, per esempio nel lago di Costanza, tra Svizzera, Germania e Austria, nessuno l'ha mai tracciato. Quindi dovevano vedersi, sapete come sono quelle cose, quando hai tempo mi chiami, facciamo... Quel, no, e, che si rimanda così, nessuno l'ha mai tracciato. Quindi quando sei nel lago non sai dove sei. E quindi è un lago che appartiene a tre paesi e il confine lì non c'è. Mi piace questa curiosità di dire ricordati che un giorno lo tracciamo. E poi c'è questo naturalmente. E questo comincia a interessarci molto nella chiave di Gorizia: cioè tutti i giorni io passo di qui e tutti i giorni, tutte le mattine e compio proprio un rito, no? cioè l'attraversamento del confine. Quindi arrivo e rallento abbasso il finestrino, cioè. Proprio, no, mi preparo, mi preparo qui ci sono i doganieri italiani e questi che vedete sono i doganieri svizzeri e quindi vengo eh, ispezionato. Mi, possono fermarmi ogni tanto mi fermano, ogni tanto mi fermano e mi dicono: Ma cosa nel baule? Io ho detto: guardi, io se mi chiedete ah, cosa nel baule? Guardi, io ho tre figli maschi, potrebbe esserci qualunque cosa, nel senso se è reato io mi costituisco parte civile con lei cioè li denuncio io perché dico potrebbe essere qualunque cosa nel mio baule se vuole guardare guardiamo io sono l'ultimo a essere informato su queste cose e però è interessante perché è un rito, eh, un rito che comunque non, non facciamo più no? poi da qui eh, attraverso la Francia, la Germania, la Svezia, la Norvegia attraverso tutta Europa nessuno ti ferma più ogni tanto passi un confine ma non sai quasi che lo hai passato cioè devi stare attento per capire dov'è e questo è anche molto interessante perché tutta questa struttura c'è ancora e sta andando in decadimento, in un certo senso. Cioè, ci rimarranno questi luoghi di confine non più usati in un discorso di Schengen e. Che però sono interessanti come risorsa. C'è un libro bello che citavamo prima. No? Legato proprio alla Gorizia, e lo vedremo alla fine. È già cominciato il loro abbandono. Non vengono più usati, quindi stanno pian piano degradando. Però invece sono luoghi interessanti e sono luoghi anche dove si pensa. No? Dove si pensa e si ricorda questi attraversamenti del confine che facevamo qualche anno fa come un rito. Per il resto, anche la Svizzera in realtà è parte di Schengen dal 2008, però ha conservato il controllo delle sue frontiere. Quindi. Continua a fermare, è parte di Schengen, ma continua a fermare la gente alle frontiere. Non solo, ma fa una cosa interessantissima che mi hanno spiegato appunto questi amici doganieri al museo. Cioè, non stanno più sulla frontiera. Ci sta uno, ma eh, questa è una dogana dove vieni mandato in punizione quasi. In realtà, girano per il paese continuamente e fermano le persone. Cioè, loro dicono perché devo stare sul confine. Per fermare uno, di, dandogli il mio indirizzo, dicendo che io sono lì, se lui vuole entrare abusivamente deve passare me, quando è troppo facile il gioco, no? E quindi vanno in giro per il paese, fermano le persone e gli chiedono: Tu hai titolo per stare qui in Svizzera? E questo è molto interessante. È un'idea geniale, ovviamente, che rompe. I vecchi schemi mentali, quindi sul confine ci si sta tanto per dire che è il nostro confine, ma in realtà i controlli avvengono, avvengono ovunque. Mm? Avvengono ovunque. Gli svizzeri in genere sono molto rigorosi sul fatto di. Uh, Uh, è un paese accogliente, ci sono molti stranieri, ci sono molti profughi, per esempio, dal Kosovo, però è un paese dove è molto difficile avere la cittadinanza, è molto difficile e anche molto divertente, nel senso che uh, se volete diventare svizzeri, oltre al fatto di essere ricchi, se non lo siete, è colpa vostra, allora. Restate dove siete, ma se volete diventare svizzeri c'è un percorso molto lungo e molto accidentato, è un paese accogliente ma dove non è facile diventare cittadini. Bisogna, ve lo dico perché è troppo divertente, eh? bisogna eh, risiedere dieci anni in Svizzera, dieci anni in Svizzera e poi gli ultimi tre non cambiare mai casa, cioè stare nello stesso comune, gli ultimi tre dei dieci. Dopo dieci anni chiedi di diventare cittadino svizzero. Allora i membri del tuo comune... Votano tutti, per, votano tutti sì o no? Bellissima questa cosa: Cioè vanno in comune e dicono. Ma voi volete che il signor Carlo Rossi diventi cittadino svizzero? Loro devono votare sì o no? E vedi per cui tre anni prima tu offri il caffè a tutti, cioè quando incontri la gente per strada la l'abbracci, no? gli dici: cosa, cosa? Prendi una pasterella che pago io così, e poi subisci una cosa che se la facessero da noi, il, 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 apriti cielo: subisci un esame di usi e costumi svizzeri, cioè ti dicono ma tu nella fondue che formaggi ci metti per esempio? No? Ecco, il, il, ecco, tra e, e su ricette, canzoni, ti fanno cantare eh, le canzoncine svizzere dei grigioni interni, così, e eh, devi passare questi due esami, altrimenti non diventi svizzero. E Quindi, vabbè, scusate la divagazione, per dire che sembra un tema molto, molto interessante. Questo ovviamente parole, confine ovviamente vuol dire confinis, no? cioè delimitare e rispetto a frontiera che invece vuol dire fronteggiare. Già le due parole sono leggermente diverse. Potremmo dire che il confine è proprio un dato, abbiamo detto non fisico perché umano, cioè gli uomini mettono dei confini. E la frontiera è l'organizzazione di questo confine, cioè un confine diventa frontiera perché tu lo presidi, lo vigili, chiedi alle persone se vogliono entrare o no, eccetera, eccetera. Però, per esempio, in altre lingue, in America si usa la parola, la parola frontiere e frontiera evoca tutto un altro discorso. La frontiera è il West, e, e, e Tex sono i cowboy, è un mondo che si sposta con i carri, quindi per esempio quando un americano dice border fa il border control, no? cioè controlla il confine e hanno una simpatica abitudine anche a erigere muri ogni tanto, ma quando invece ehm, parlano di frontiera parlano di una, di una cosa che si muove che si apre verso il mondo e già questo è molto interessante quindi una infatti kennedy parla poi di una nuova frontiera ideale non più fisica come un'idea un politica per dire che il tema è già molto affascinante vorrei dire subito una cosa su questo tutti nel mondo parlano di questo cioè il tema della, di, di gorizia 2025 il fatto di gorizia nuova gorizia cioè tutti parlano di questo, è un tema di cui si parla tantissimo e si discute tantissimo nel mondo, non è un tema vecchio. Si può pensare, no? Che sia un tema della. Uh, dei, dei nazionalismi della no, tutti stanno parlando di questo è un tema cruciale ovviamente per l'organizzazione del mondo no? non può essere risolto banalmente no? diceva John Lennon in Imagine diceva immagina un mondo senza confini ecco, intanto che immagini un mondo senza confini dobbiamo organizzare però questo dove i confini ci sono quindi eh, non è così semplice come può sembrare però volevo insistere su questo Giovanna la centralità del tema cioè non è un tema vecchio non è un tema superato dalla storia, certo. Dentro Schengen si fa fatica, magari, a volte a coglierne, no? Si può sembrare un tema così, ma invece è un tema che, di cui si discute tantissimo. E di questo volevo parlare anche un attimo, avanzo rapidissimo. Questo sono ovviamente dei contrabbando dalle nostre parti, ma anche qui ce n'era un confine. Ovviamente è un confine politico, perché lo mette uno Stato. E siccome è un confine politico, è sempre anche un confine economico. Questo lo vedi tantissimo, cioè il solo fatto che tu metti un confine politico crea un'economia diversa. Per esempio, le, le, le sigarette costeranno in modo diverso di qua e di là perché sono tassate in modo diverso dallo Stato. La benzina fino a qui costa così e di là costa così e quindi per esempio sul nostro confine svizzero c'è un movimento continuo di gente che va di là a comprare sigarette, di qua a fare la spesa, di là a fare benzina e no? Cioè Magari meglio prima fare benzina perché sennò poi ti rimani, cioè va avanti e indietro continuamente perché il confine di suo crea un'economia. Dovunque c'è un confine ci sono contrabbandieri. Qualcosa costa meno di là, lo sposto dall'altra parte e quindi ci guadagno con il semplice atto dello spostamento. Una e quindi un confine politico è sempre anche economico, crea sempre anche un'economia e poi può essere naturalmente culturale, religioso, linguistico, etnico, di qualunque, di qualunque tipo. Eh, per esempio nella Svizzera italiana il confine evidentemente non è linguistico. E non è neanche religioso perché noi siamo stati convertiti da San Carlo Borromeo tuttora. Gli restiamo fedeli, fa parte della diocesi di Milano, quindi figurarsi. Però è invece un confine politico, per esempio, non linguistico, non religioso, ma politico. Però ogni confine politico è anche economico. Queste sono un po' di curiosità, ma vado proprio rapidissimo. Il più, la maggior parte dei confini più antichi sono europei, ovviamente. E il più antico, 1278, ancora esistente, ovviamente, tra Andorra e la Spagna, il più corto al mondo tra Spagna e Marocco, sono solo 80 metri. Il Marocco, sui confini. Domina, metà della, della relazione sul Marocco, fanno un sacco di cose interessanti. E, il più lungo è USA-Canada, 9.000 km ovviamente a nord, il più attraversato è USA-Messico. Pensate che bel paradosso, là dove c'è il muro, cioè il muro del confine, un confine murato e anche il confine più attraversato al mondo, 200.000 persone al giorno, e poi parleremo di questa cosa del muro. Il più alto è sull'Everest. E il più strano, questa è una storia incredibile, nessuno penso la conosce, ma è una storia molto affascinante, il più strano è la suite 212 del Claridge Hotel di Londra, cioè il, um, il, nel 1945 i reali di Jugoslavia si trovano in, uh, in Inghilterra. Ma la regina, la, la regina è incinta, ma... Non è vicina al parto, in teoria, invece le cominciano le doglie. E non è mai successo che un re di Jugoslavia nasca fuori dal suo paese, cioè in vacanza, no? E quindi questa cosa getta nello sconforto tutta la delegazione jugoslava che, perché sta, sta nascendo un re all'estero. Allora il governo britannico cede per un giorno la suite 212 dell'hotel dove stanno alla Jugoslavia. Diventa territorio jugoslavo, la sui 212, quindi la porta è confine dello Stato, e, e, e i camerieri che portavano il caffè passavano un confine in quel caso lì, e poi alla fine della giornata glielo restituiscono. Così il re Alessandro II di Jugoslavia nasce in territorio jugoslavo. Uh, questo è un altro tema molto interessante. E un confine vuol dire un passaporto per passare il confine. Questo è un sito curioso che tiene una classifica dei passaporti internazionali, che, secondo me, è uno dei dati più interessanti che una persona possa conoscere. Quanto vale il tuo passaporto? Voglio dare una notizia confortante: il passaporto svizzero vale circa 300.000 franchi, quello italiano circa 200.000 euro. Cioè passaporto di stasera quando andate a casa come dice Papa Giovanni guardate il vostro passaporto e ditegli ti voglio bene no? perché perché ci sono persone nel mondo che pagherebbero questa cifra per avere un passaporto italiano o, o ancora meglio un passaporto svizzero perché ha a che fare questa classifica ha a che fare con i paesi che ti accettano senza visto o con visto all'ingresso cioè vuol dire che tu puoi andare in quel paese lì semplicemente oppure Vai in quel paese, il Marocco di cui dicevamo quando arrivi, ti fanno il visto sul passaporto, ma è una formalità, cioè si chiama visto all'ingresso. Non è che tu devi chiedere il visto, te lo fanno quando arrivi come parte del passaggio. È una pura formalità. Allora, un italiano può andare in 173 paesi del mondo, cioè praticamente in tutti, giusto la Corea del Nord, non lo so. E infatti siamo secondi al mondo nella classifica, e senza chiedere niente. Un tunisino può andare in 80 paesi al mondo, un egiziano in 65 paesi al mondo. Il caso dell'Egitto è toccante, gli egiziani ammettono tutti, chiunque può andare in Egitto, hm? magari poi non criticare il governo quando sei là, ma però puoi andare chiunque, può andare in Egitto e solo però 65 paesi al mondo accettano gli egiziani senza... Ecco perché la gente cerca di comprare un passaporto, perché se sei, per esempio, ho conosciuto un uomo d'affari, per esempio marocchino, che mi diceva... Uh, a volte mi chiamano da New York, c'è un affare grosso. Vieni, dobbiamo firmare una cosa così e lui ci mette 40 giorni prima che l'ambasciata gli dia il permesso di andare, no? è per questo che cercano di avere passaporti di altri paesi. Allora, molto interessante. Ovviamente i, più, i primi sono i ricchissimi Emirati Arabi Uniti, tutti vogliono i ricchi, ultimo l'Afghanistan, nessuno vuole poveri turbolenti. Pensate che conclusione intelligente a cui sono giunto dopo, alla decima slide si superano solo gli Emirati però l'Italia diciamo un paese ecco, questo è un chiaro segno ovviamente di una, di una profonda ineguaglianza per così dire e no? ha cioè, a che fare col fatto perché, perché quando tu dall'Italia vai in un altro paese sei un turista, hai il biglietto di ritorno torni indietro ovviamente quando parte qualcuno dal Marocco dalla Tunisia dall'Egitto, spesso è un migrante e quindi anche se si presenta come turista in realtà non vuole tornare indietro, vorrebbe rimanere e questo apre ovviamente eh, problemi infiniti. Però questa disuguaglianza è un segno profondo. Uh, del, del fatto che le frontiere sono spesso anche ingiuste, cioè chi le passa in una direzione, noi possiamo andare in Marocco a divertirci, ci andiamo infatti, anche quest'anno, ma un Marocchino ha problemi a fare lo stesso se vuol venire in Italia, deve dare un sacco di spiegazioni e alla fine è più difficile che possa venire, a meno che non sia ricco, come dicevo nel qual caso si chiude un occhio. Uh, questo è un altro esempio molto interessante di creatività, cioè di come sul tema si potrebbe essere un po' più creativi, per esempio nel far venire persone da paesi in difficoltà. Questo è il passaporto. Nansen è un personaggio straordinario. Lui, il, ieri sera ho letto la sua biografia, che vi consiglio caldamente di leggere. È quasi sconosciuta. È premio Nobel, comunque, 22 per la pace, ma è un uomo straordinario. Fa nella vita di tutto. Cioè è, è umiliante leggere la sua biografia, perché lui ha... ha che ha salvato centinaia di migliaia di persone e ha inventato un perfezionamento delle stufe a legna. È stato un esploratore polare, cioè ha una, una biografia veramente fantasmagorica. E lui nella Seconda Guerra Mondiale inventa questo passaporto che porta il suo nome, perché ci sono tantissime persone che sono apolidi, cioè che non hanno più uno Stato. Pensate per esempio alla rivoluzione russa. C'è stata la rivoluzione sovietica e quindi molti russi non hanno più il passaporto russo perché non sono comunisti. E quindi lui gli dà un passaporto internazionale che gli permette di andare in un altro paese temporaneamente, intanto che si chiarisce la loro situazione. E molte delle, vedete, Chagall, Stravinsky, la Pavlova, sono arrivati negli Stati Uniti perché avevano un passaporto Nansen. Ecco, forse noi oggi questo tema dei passaporti speciali, cioè che vanno a risolvere particolari emergenze, è una cosa molto intelligente, molto interessante che forse dovremmo ripensare. Ecco, Questa è una storia che secondo me sarebbe da, re da recuperare e da raccontare. Uh, ecco, entro nella parte. Posso entrare nella parte politica? Un pelo? Metto uno zampino nella parte politica. Voi non saprete mai le mie convenzioni, cioè se sono di destra o di sinistra, ma non ve lo dirò, ma uh, uh, poi sarebbe complicato. L'estrema lest, la, la, sinistra svizzera è come l'estrema destra italiana a moderazione, quindi è complicato. Però, diciamo, è interessante il fatto che c'è una chiara polarizzazione politica, come appunto diceva la canzone eh, di Gaber, cos'è la destra, cos'è la sinistra, diciamo che generalmente i due movi movimenti hanno delle visioni abbastanza, i due schieramenti politici hanno delle visioni abbastanza contrapposte. Per la sinistra ovviamente le frontiere sono generalmente un fastidio. Hm? Le frontiere, on s'en fu, cioè è una scritta sul muro di Parigi nel 68, hm? che è tradotto il più castamente possibile sarebbe: ma chi se ne frega di queste frontiere, no? Appunto, come dice John Lennon, immagina un mondo senza frontiere. Perché dobbiamo avere delle frontiere, no? A cosa servono solo a creare problemi? È la tesi secondo cui le frontiere creano il problema che poi cercano di risolvere, cioè dividono gli uomini e poi, una volta che sono divisi bisogna rimetterli assieme. Allora dicono questi pensatori: non dividiamoli neanche? e le cose andranno meglio. Oppure dice Leonard Cohen, questo è lui, le frontiere sono la mia prigione. No? Che ovviamente è una posizione, qual è il limite di questa posizione? Che è molto, è così semplicistica che, cioè sarebbe bello se fosse così, sarebbe bello se fossimo buoni, se fossimo magri, se fossimo tutti intelligenti, cioè sarebbe bellissimo, però non è così. Cioè il mondo si regola in un altro modo. Quindi una posizione totalmente ideale che Va bene come aspirazione ideale, ma che non risolve i problemi, ovviamente, del mondo e con delle curiose consonanze. Perché l'Isis, riportavo questo comunicato dell'Isis che è molto divertente: dice il califfo Abu Bakr, adesso il califfo Abu Bakr non è più tra noi perché gli americani lo hanno trovato e lo hanno mandato. A incontrare il suo datore di lavoro in paradiso con un comando, però è, è, è il distruttore di frontiere. Se Dio vuole, noi cancelleremo le frontiere dell'Iraq, della Giordania, del Libano e di tutti i paesi per creare la UMA, cioè la comunità dei fedeli. Quindi ci sono strane consonanze, anche tra chi vuole cancellare le frontiere, che si va da Leonard Cohen a Abu il califo Abu Bakr. Diciamo è una posizione idealmente apprezzabile, ma Uh, troppo intrisa di idealismo per essere una politica, cioè per qualcosa che si possa veramente fare. In alternativa, ovviamente, c'è la destra. La destra è molto appassionata in generale ai muri. Eh, nel mondo si stanno costruendo un sacco di muri. C'è un muro ovviamente in, uh, tra Stati Uniti e Messico, uh, c'è un muro in Palestina, tra Israele e i palestinesi, e, um, ci sono dei muri che nessuno conosce. Per esempio nel Marocco, tra Marocco e West Sahara, uh, c'è un muro di 2700 km, 2700 km nel deserto di cui nessuno di voi sa dell'esistenza. Il più lungo muro al mondo. Più, Scommetto che nessuno lo sapeva, cioè io non lo sapevo neanche io, per questo ve lo dico. Un muro di 2700 km presidiato da 100.000 soldati marocchini per, perché contendono un pezzo di deserto al Belisario e perché i marocchini non vogliono immigrazione dal, dall'Africa. Noi non vogliamo i marocchini cioè no, cioè, alcuni non vogliono e loro non vogliono a loro volta è tutto un non volere insomma e comunque c'è un muro imponente nel deserto e poi ci sono naturalmente, eh, eh, c'è di tutto eh, il muro più famoso ovviamente diciamo è quello a Tiwana, nel posto più attraversato al mondo c'è un muro allora, i muri non sono mai belli dice Terry Paco, chi costruisce muri avvelena l'umanità no? Dice il, eh, quindi idealmente l'idea del muro fa Abbastanza schifo, cioè, nel senso, l'idea di alzare questi muri è proprio chiudi, no? questa ossessione del chiudersi non potrà mai essere una buona cosa. Se alcune posizioni peccano di idealismo, questa pecca di cinismo no? nel chiudersi agli altri. E si discute molto se i muri servano o no. Uh, dice Gen Napolitano, diceva, il segretario della sicurezza degli Stati Uniti: diceva datemi un muro di 10 metri e io vi mostrerò una scala di 11.: no? cioè ogni muro invoglia a sorpassarlo. Funzionano o non funzionano? Non si sa. Non sono simpatici. Per esempio, quello tra Israele e i palestinesi funziona. Secondo gli israeliani, gli israeliani sono molto contenti, palestinesi un pochino meno, no? però regola, blocca, produce a volte conseguenze inaspettate come nel caso di quello che Trump ha voluto al confine con il Messico, no? per esempio prima che lui facesse il muro molti messicani passavano illegalmente la frontiera ma poi tornavano a casa molto rapidamente, cioè lavoravano un po' e poi tornavano a casa. Adesso che c'è il muro che è così difficile passare, se riescono a passare non tornano più. E quindi il muro può radicalizzare addirittura un'emigrazione. Comunque, in generale, la destra dimentica che le frontiere non sono muri, cioè le frontiere sono permeabili. Il loro scopo è far passare la gente e non chiuderli fuori. C'è cioè, ovviamente, eh, dice, il muro impedisce il passaggio, la frontiera lo regola. Questo è Régis Debré, che è uno strano personaggio, è stato coinvolto nella cattura di Che Guevara, e quindi molti lo detestano per questo. E, e lui dice dire di una frontiera con Colabrodo e renderle merito, cioè la frontiera è proprio quella, è una cosa che si deve passare nel giusto modo, non è lì a bloccare nessuno. Quindi, tra la cancellazione delle frontiere e i muri, ci sta proprio la frontiera come membrana permeabile che dice chi passa e chi non passa. Qualcuno si ferma, va fermato con buona pace. Dei progressisti, però qualcuno va fatto passare con buona pace dei conservatori che non farebbero mai passare nessuno. E avanzo, avanzo rapido, scusatemi. Ecco, questo è un muro che io ho percorso, ve lo segnalo come percorso turistico, è una delle più belle esperienze della mia vita. È il vallo di Adriano, che costruisce l'imperatore Adriano nel secondo secolo d.C. per tenere alla larga i bellicosi Pitti, cioè gli scozzesi del nord, è un'esperienza bellissima. Tre giorni di cammino nel cuore della Scozia meravigliosa, del muro è rimasto tantissimo, è un'opera meravigliosa e, e si cammina io sono stato qua, quindi voi ho sono sceso giù da questa collina con più gioia di quanto l'ho salita e si percorre questo muro <ride> e per esempio questo muro ha funzionato abbastanza bene i pitti non sono mai passati finché l'impero romano è rimasto in piedi uh, invece la grande muraglia ha funzionato molto meno bene perché i mongoli di Gengis Khan alla fine l'hanno passata, per dire che non ci si può accontentare dei luoghi comuni, bisogna ragionarci su alcune cose sono vere, vere in parte, funzionano o non funzionano. Persino i tanti deprecati muri ogni tanto sono la soluzione in alcuni casi, in altri evidentemente no. Il muro più famoso ovviamente è questo, il muro di Berlino. Non dimenticate che comincia così il crollo del muro di Berlino. Qui siamo nel 1989, la Germania dell'Est non ha ancora aperto i confini, ma l'Ungheria... Apre i confini con l'Austria. E siccome il confine con l'Ungheria è aperto, tutti i tedeschi dell'est vanno in Ungheria per poi andare in Austria e a quel punto sono in Occidente. E quando la SED, cioè il partito, capisce questo, si arrende. Dice tutta la Germania sta fuggendo attraverso l'Ungheria per andare poi in Austria. Però è interessante che comincia con un atto turistico, cioè col desiderio di viaggiare, di andare all'estero, di vedere il mondo. No? Comincia così il crollo del muro di Berlino. Un altro aspetto curioso: sempre sui muri il muro di Berlino viene demolito. Questa è, un, è, la, è la, la traban di prima raffigurata sul muro di Berlino. Viene demolito per la rabbia. Vi ricordate quei picconi? No? Che la gente lo piccona giù e oggi un po' lo rimpiangono, perché sarebbe manca, i turisti vanno e vorrebbero vederlo. Però non c'è più, non c'è quasi più, e quindi c'è qualche pezzo di dubbia autenticità, e Qualcuno lo ha proposto addirittura come patrimonio unesco. Questo è molto interessante. Ha detto: perché non facciamo patrimonio unesco gli ultimi pezzi che rimangono? Ma per i tedeschi il muro di Berlino è, è, un, è, è una vergogna, cioè qualcosa che li fa soffrire. Per noi, noi ne ricordiamo la caduta loro ne ricordano l'erezione, quindi è interessante che la percezione è completamente diversa e i tedeschi, non, e siccome la candidatura devono presentarla loro, non hanno voluto presentare questa candidatura che sarebbe stata accolta molto rapidamente. Avanzo rapidissimo, posso ancora 5 ma minuti, certo, no, certo, non, certo. no, non voglio abusare della vostra pazienza. La cosa curiosa è che poi il mondo è complicato, ecco, se dovessi ricordarvi una cosa di me oggi è proprio questa, il mondo è complicato, quando a casa, cosa ha detto il signore di Milano? Il mondo è complicato, no? cioè il mondo è complicato, perché cosa succede? Che noi adesso abbiamo questo territorio. Il muro di Berlino non era solo a Berlino, cioè tagliava in due la città, ma ovviamente separava le due Germanie. Quindi c'era un'area militarizzata con le torrette, il filo spinato e tutto, che separava le due Germanie. E a un certo punto hanno detto: Che ne facciamo? A Berlino è diventato una specie di museo politico, cioè il poco che è rimasto è occasione di una riflessione politica. Nel resto della Germania si è creata una striscia di circa un chilometro o Anche più, dove volpi, cinghiali, pernici, per 50 anni la simbosca si all'inizio, ve la ricordate? Per 50 anni passa, sono no, non per 50 anni, dal 61 all'89, quindi sono 25 anni, un quarto di secolo, se la sono passata alla grande. E quindi si pensa di fare un parco naturalistico, la Greenbelt che andrebbe dal nord al sud della Germania e, e, e di recuperare questa, questo muro in chiave appunto così, di, di naturalistica. Nessun uomo ha toccato qua perché se cercavi di passare qua ti sparavano o arrivavano i 3.000 cani della, da, da pastori tedeschi della Germania orientale. Uh, questo voi non potete conoscerlo forse, ma eh, ecco, no, dico questo è scherzo, ma è Paolo Rumitz, Paolo Rumitz alla scuola del viaggio. Queste sono le cartine con cui lui organizza i suoi viaggi. Prende una gigantesca cartina e poi scrive tutti gli indirizzi e i contatti sui bordi. Paolo Rumiz diceva dei confini delle cose abbastanza sorprendenti. Intanto dice: A scatenare il mio desiderio di viaggiare è stata la frontiera. Per i miei genitori era una cosa che faceva paura perché avevano visto la guerra. Per me era una tentazione. Venezia era la decadenza. Il mondo slavo era la mia attrazione, cosa c'è di più bello di avere un mistero a pochi chilometri da casa e poi di Repubblica, eh? cioè un uomo intelligente che scrive su Repubblica? Quindi tu dici, ti aspetteresti. E io, mentre lo ascoltavo, dicevo: beh, domani, domani io avrò una grande intervista e tu avrai qualche problema, no? Pensavo, mentre mi diceva tutte queste cose. E. E proprio dice, non è solo un luogo di separazione, ma un luogo di incontro, amo la frontiera, se la frontiera scompare, il viaggio perde molto del suo sapore. I viaggiatori non amano questo indistinto che si crea quando i paesi diventano sempre più simili tra di loro. E dice addirittura, io credo che l'atto più spiacevole della demarcazione sia necessario all'equilibrio del mondo. Lui addirittura dice, perché un domani che ci sarà un mondo globale sarà... Troppo grande per gestirlo, è impensabile, cioè non, non arriva un documento da Roma, immaginate se dovesse arrivare da Pechino, no? Ecco, allora inevitabilmente si formeranno delle regioni, delle sottoregioni, può anche darsi. Che una certa misura sia naturale all'organizzazione degli umani, cioè che gli stati devono esistere, perché non possiamo immaginare di governarci su scala planetaria, oltre un certo limite. E comunque persino Rumiz. E diceva una cosa interessante: i viaggiatori amano la frontiera e amano il cambiamento che questo implica. Passi una frontiera e di là c'è un mondo diverso. E questa, in fondo, è la ragione del viaggio. Eh, Tiziano Terzani sottolineava il fatto che. Questo avviene solo per le frontiere di terra, perché le frontiere aeree invece non sono più percepite come tali. No? E dici: il confine non può essere in un aeroporto un poliziotto davanti al computer. Il confine è quando dice le frontiere, realtà segnate dalla natura e della storia e radicate nella coscienza dei popoli. Quindi anche lui va giù abbastanza duro nel dire che non sono tanto convenzioni, sono anche delle realtà che rispecchiano delle differenze finisco rapidissimo raccontando, sono stato un po' nei tempi sono sì, perfetto, altrimenti ti avrei interrotta e no no siamo sono sempre, eh, mi diceva sempre il mio maestro di, di essere interessante non dipende da te diceva perché ce la fai o non ce la fai ma diceva essere breve invece dipende da te dice, <ride> diceva sempre sì breve poi al massimo ti rimpiangeranno diceva no ecco però quindi allora vado a concludere per dire che questo tema, tra l'altro, ci sono state un paio di interessanti declinazioni eh, proprio della frontiera come luogo del viaggio, cioè di un viaggio lungo le frontiere, non solo come attraversamento della frontiera per andare in un altro paese, ma di un viaggio che rimane sempre sulla frontiera e ripercorre le frontiere di uno Stato. Per esempio, Erika Fatland, che è norvegese ha fatto il giro della più lunga frontiera che esiste al mondo, che è quella della Russia, metà della quale è a nord, Murmansk, in terre freddissime e, e, e verso il polo, e qui dovete immaginare tutto il lato nord della Russia, una frontiera lunghissima verso le terre polari. Ha fatto tutto il giro delle frontiere, partendo dalla Corea del, del Nord fino con tutti i mezzi di trasporto più vari, treni, cavalli, traghetti, renne, kayak, ha fatto tutto il giro delle frontiere e ha scritto un libro. Eh, molto interessante 60.000 km sono le frontiere della Russia, 260 giorni a volte brevissimo, quello con la Corea col Nord, a volte infinito dicevamo quello che sta a Nord 14 paesi confinano con la Russia solo la Norvegia quello da cui viene la Flatland non ha mai fatto una guerra con i russi tutti gli altri 13 sì il che vi dice che se vi spostate al di qua e al di là della frontiera cambia il punto di vista in maniera interessante andate a dirlo ai finlandesi per esempio No? Che stanno alzando un muro, tra l'altro, vogliono alzare un muro con la, con la Russia, non a caso. A loro, anche loro ai muri ci credono, evidentemente, anche se sono socialdemocratici. Quindi vedete com'è complicata la cosa. E i finlandesi, che con i russi hanno combattuto, lo sanno bene. Quindi tu sei sulla frontiera, di qui c'è un punto di vista, di là c'è un altro punto di vista. È un luogo molto interessante dove stare per guardare a due mondi diversi. Erika Flatland lo ha, lo ha fatto per la Russia e. Eh, Kapka Kassabova, che è una poetessa bulgara, l'ha fatto in un angolo particolare d'Europa, tra Bulgaria, Grecia e Turchia. E qui c'era una frontiera ovviamente tra Nato e patto di Varsavia. Tra il 1961 e il 1989 scompaiono 415 turisti, cioè persone registrate come turisti, ma che in realtà erano ospie, spie. O persone che cercavano di espatriare di nascosto, quindi più di 400 morti in un angolo di cui noi non sappiamo nulla. Nulla, non c'è nessuna città che voi conosciate: Grecia, Bulgaria, Russia, è quello strano angolo tra Europa e Asia. E però lei poi va a fondo: questa è la sua infanzia, lei viene da lì. La sua infanzia è quando c'era NATO e Patto di Varsavia. Adesso eh, il mondo è cambiato. Adesso cercano di passare dall'altra direzione: kurdi, palestinesi e profughi dalla Siria. E, e poi scopre indietro eh, memorie di un, di un luogo comunque, che è stato sempre un luogo cruciale, perché è il confine tra Europa e Asia. Quindi, anche prima di essere un confine politico, era un confine di civiltà. E c'erano mille, per esempio, scopre che in quel posto lì ci sono tantissimi templi di antichissime religioni. È un libro molto affascinante da leggere. Anche qui è un viaggio, proprio stando sul confine, questa è la novità. Non attraversando un confine, ma stando sul confine. E l'ultimo libro che vi segnalo, nel passare la parola a chi verrà dopo di me, è questo di cui parlavamo prima con Giovanna: no? L'assenza dei confini, l'essenza dei confini. È un bel libro fotografico che è stato fatto nel 2007, quando ormai era chiaro che la Slovenia stava per, per entrare nello spazio di Schengen e quindi il confine sarebbe scomparso. E Paolo Soriani e Stefania Sereghetti hanno visitato tutte le stazioni di frontiera italiane del nord. Andando proprio a vedere queste realtà, del, uh, queste piccole realtà di confine, su cui bisognerebbe fare un pensiero, perché dal punto, sono tutte così. Dal punto di vista della, della, uh, degli edifici, ormai non servono più a niente, sono in abbandono, però sono luoghi a cui sarebbe, che sono in cerca un po' di una nuova vocazione, e questo ovviamente anche a Gorizia Nuova Gorizia, sono luoghi strani. Finisco, se voi andate, per esempio, a Como. Alla frontiera, appunto, dove c'è il museo delle dogane da cui siamo partiti eh, all'inizio. E, per esempio, ci sono ancora nei bar dei, dei, degli ex eh, bracconieri o degli ex contrabbandieri che vi raccontano delle cose molto interessanti. No? E quindi, per esempio, non so se voi finisco, se voi vi ricordate eh, chi se lo ricorda è un boomer, è anzianissimo, però pazienza. Se voi sapete cos'è il VOV, vi ricordate il liquore all'uovo? Quella cosa lì. Quella cosa lì che hai... Ecco, se ve lo ricordate, siete anziani. e eh, anch'io me lo ricordo, ovviamente. Quella roba lì, per esempio, è introvabile. Gli, I pochi estimatori, a cominciare da me, ovviamente, eh, che lo amavano alla follia, no? tu entri in un bar oggi, lo chiedi, il barista ti guarda. No, che hai capelli rasta ti guarda trasecolato, dicendo cos'è cos che vuoi. No? Però, per esempio, a, a Como nei bar c'è ancora perché ci sono gli ex contrabbandieri, che, lo, che se non li cura l'uovo, lo prendevano prima di caricarsi 100 kg di riso sulle spalle, quindi alcol più uovo era proprio la miscela che serviva loro. Allora. Quindi ci sono un sacco di storie curiose e particolari e in questi luoghi in cerca di vocazione. Fine. Io. Grazie. Io ho il microfono, grazie. Io eh, non ho parole per ringraziare Claudio, la sua presentazione è sempre estremamente brillante. Ci ha coinvolto, pur parlando di un argomento che a volte rappresenta anche delle componenti piuttosto negative. Ci ha anche suggerito di leggere alcuni libri e credo che questo possa essere un ottimo suggerimento da seguire. Ci ha portato poi fino a eh, questo testo che è stato appunto fotografico, che è stato realizzato nel 2007 proprio qui in Friuli Venezia Giulia. Io ricordo benissimo la visita di questi due fotografi, perché ebbi l'occasione di accompagnarli proprio lungo una parte del confine orientale, nella zona delle Valli del Natisone. Quindi ci dovemmo eh, inerpicare per fare delle foto di queste postazioni. Diciamo militari che c'erano ancora lì in maniera tale che le potessero documentare in questo testo. Io eh, invito le persone che sono qui sedute, se ci sono delle domande, se ci sono delle curiosità, delle delle riflessioni che ha suscitato l'intervento di Claudio in maniera tale che possiamo approfittare della sua loquacità per <ride> ah, interloquire, per grazie. chiedere magari qualcosa di più se vi fa piacere. Prego, eh, senza timidezza. La famosa prima domanda, eh, che nessuno fa <ride> mai e tutti vorrebbero fare la seconda. <ride> Vuole chiedere una cosa? No. no. Eh, prego. Questo qua, Pao in realtà l'autrice no, è un autore, così, prima, Paolo Soria. Ah, prima la Kapka -ca, questa qui, Kapka Cassabova, è una poetessa bulgara che adesso però vive in Scozia, vedete come si intrecciano i posti, e che ha vinto un premio importante con questo libro, è molto poetico. Quello della Flatland è un lavoro gigantesco, proprio solo la fatica di farlo, è molto giornalistico, invece questo è un testo molto poetico, molto interessante. Prego, prego. Sì quella cosa del confine della Germania. Sì, cioè, certo. Io ricordo che a suo tempo mi aveva stupito questa cosa perché anche lì c'era un... Boom, cioè c'era stato un'idea un di questo. Certo. Che siamo attenti che non costruiscano... Certo, nella Green Belt bloccare mm. delle porte grossissime di mm. costruttori. e ecco, come hanno fatto? Parte, <ride> la decisione su o, alcuni di quei posti scelti per risparmio energetico, quindi per le pale, o le per quanto vale meno o meno, o addirittura per centri di nuove start-up reclute al risparmio energetico. Ci sono ancora, non ci sono, non ci sono messi d'accordo. Allora, la domanda, perché, che la domanda vera è perché in Germania c'è un partito verde forte e perché da noi no? E non so, non ho la minima idea sulla risposta. Io lo voterei anche molto volentieri, tra l'altro, visto l'area che tira climaticamente, però per qualche motivo da noi non c'è. Sarebbe una riflessione che esula dalle mie. In Svizzera c'è. Certo, perché hanno i voti? Perché, perché hanno i voti? Hanno dei voti decisivi, per, esatto. La cosa interessante secondo me, Laura, è il fatto che. Eh, è stata una storia molto imprevedibile, cioè loro hanno buttato giù questo confine distinto proprio e eh, cedendo quasi a una, a una rabbia accumulata negli anni. E poi si sono trovati in una strana situazione eh, dove si sono trovati a parlare di parchi naturalistici. No? Quindi è strano che tu cominci dicendo morto il comunismo e poi parli di, della riproduzione dei procioni. No? cioè un bel salto di tema dall'uno all'altro. All e, e secondo me, e questa qui è la vera lezione: cioè che non è un tema, un tema banale e su cui gli slogan non funzionano, che siano gli slogan di Trump o siano gli slogan di John Lennon, però non funziona, è un tema raffinato, è un tema delicato e quindi è ovviamente ancora un cantiere, è un cantiere in divenire, secondo me alla fine rimarrà un'area un di parco e a Berlino c'è molta, per esempio il checkpoint Charlie era stato raso al suolo e poi quando hanno visto la domanda turistica lo hanno ricostruito. E non è che te lo dicono proprio così che l'hanno ricostruito, cioè ti dicono, ecco il checkpoint Charlie, per dire che no, c'è una voglia di tutto quello che è rimasto del muro oggi è molto protetto, diciamo così, in città. Però è interessante, Laura, che a Berlino è una cosa, ma fuori Berlino è una cosa completamente diversa, per esempio, no? che ci dà proprio un'idea di, di questo punto. Ultimo, se c'è un'ultima domanda, se no davvero non vuoi, prego allora. Eh. Eh. Ho avuto le sensazioni quando, quando si passava il confine con la ex Jugoslavia, con la volta intermedia. Ci voleva il passaporto certo. e vedevi le guardie. A me è capitato facendo una passeggiata sul Carso a Vilampicina eh, di essere preso dalle guardie da una guardia tanto di Mitra, eh, con, anche con ehm. i miei amici, e ci ha portato giù al posto di blocco. Eh, interrogatori insomma tutta una messa in scena questo qua è stato questo, questa guardia è stato festeggiato dai, dai colleghi poi mi hanno spiegato questo qua si è guadagnato un congedo una, una, un premio eh. Eh, no? andrà a casa 3-4 giorni perché ha, preso una perché ha preso un gruppo di ragazzi <ride> che si sono permessi di sconfinare ma mh, mh, per esempio io, io faccio parte della FIA Federazione Italiana ambiente di bicicletta. Quando è, aperto, è stato aperto il confine, no? pochi giorni dopo, abbiamo organizzato un giro in bicicletta eh. al di là, di qua e di là. È stata una cosa meravigliosa perché passare dove si poteva passare solo con la propusnisa, sa mm. cos'era, no? Sì. Era quel passaporto solo per mm. i residenti, no? Era una cosa fantastica, insomma, no? eh, vedere le garrite in cui non c'era più il, mm. il, il soldato col mitra che ti certo. guardava e, e ti puntava il fucile. Non, cioè non mm. è uno scherzo, no, ti no, puntavano no, il fucile, no. sì, Sapete no? quando si era al confine ti guardavano il, il, il bagagliaio se avevi qualcosa. Vabbè, Dopo c'era tutto un traffico, insomma, mm. confinare, ma in modo eh, il discorso del confine veramente suscita sempre una certa emozione. E, e il nostro confine, io dico il nostro mm. confine, oggi è ancora visibile. Mm. Hanno fatto bene quei due, io non conosco quel libro, mm. ma vedrò di, di, di cercarlo, eh, perché esiste ancora il segno certo. su tutta la regione, mm. no? da, da sud, da Trieste. Fino, fino a Tarvisio, e si capisce chiaramente dove è il eh. dov confine. Allora, la cosa però interessante, grazie di questa domanda, la cosa interessante è che hanno buttato, eh, si può buttare giù un confine quando cambiano le condizioni politiche. Cioè il problema è che non è che il confine prima non servisse. Molti pensano che i, i confini e le guardie confinarie abbiano evitato molte... molte, molte cioè quando c'è una realtà profondamente diversa, forse è meglio avere un confine... Che, che spiega ai giovani escursionisti che quella cosa lì proprio non si deve fare, no? è cioè meglio avere qualcuno che te lo spiega. Poi, certo, le condizioni sono cambiate così tanto che a un certo punto il confine non serviva più ed è stato facile buttarlo giù. Ma non vuol dire che prima non servisse, e non vuol dire che domani non servirà ancora. Ecco, questo è il, è il fulcro di una, di una Le condizioni potrebbero cambiare ancora un domani che il confine potrebbe rinascere anche in forme nuove, chi lo sa. Grazie, non voglio rubare tempo a chi mi sembra. Perfetto. Lo do un attimo. E adesso il testimone passa, eh, visto anche l'intervento che ha fatto il Signore gentilissimo, che credo abbia suscitato dei ricordi in molti di noi. Io non sono più giovanissima, come potete vedere, e ancora quando mi avvicino al confine, in zona Gorizia o verso le valli del Natisone, devo dire... Io ho dei ricordi di questo controllo quando si andava in Jugoslavia a fare il pieno di benzina e ti bloccavano l'auto e ti istruivano. Ricordo che papà mi istruiva per dire cosa dovevamo dichiarare, quindi c'è un po' questo timore. Adesso il testimone passa al nostro prossimo relatore che è Nicola Revelant. E eh, torniamo nel nostro territorio. Abbiamo parlato di Friuli Venezia Giulia, Nicola eh, eh, lavora presso l'area cultura di promoturismo FVG, quindi della nostra organizzazione di eh, destination management organization, si chiama così, l'agenzia regionale che promuove il turismo. Segue il turismo storico, che è anche un turismo difficile da veicolare, soprattutto quando si parla di una storia molto recente dove magari le persone che poi visitano il territorio hanno ancora delle reminiscenze. Si occupa dei progetti di cooperazione trasfrontaliera e eh, dello sviluppo delle aree che riguardano le valli del Natisone e il Carso, quindi nelle zone limitrofe al confine orientale. Ha eh, avuto la fortuna di proseguire e di utilizzare anche il bagaglio culturale che l'università gli ha fornito, perché è laureato in storia e eh, di operare nel settore del turismo cercando di valorizzare questi percorsi storici. Nel suo curriculum però eh, per promoturismo FVG ha seguito tutto il progetto dell'Alpe Adria Trail e anche del Sentiero della Pace. Eh, prossimi impegni, Nicola, mettiamo un punto interrogativo. Il prossimo step potrebbe essere quello di sviluppare il tema sempre di un confine, ma soprattutto un tema storico che è quello della Guerra Fredda in un prossimo futuro. Cedo il microfono a Nicola Reveland che ci parlerà anche a livello, diciamo, regionale, quindi di promozione, come viene interpretato il discorso del confine e anche questa opportunità della capitale della cultura europea Gorizia e Nova Gorizia. Grazie Nicola. Grazie, grazie Giovanna per l'introduzione, grazie all'IRSE, grazie in particolare a Eleonora che mi ha invitato, grazie a tutti voi e per essere qui. È un, è un grandissimo piacere, innanzitutto perché è veramente stimolante poter eh, partecipare a questi, a questi incontri con del, degli ospiti che eh, semplici, non è che semplicemente ascolti, cioè... Mentre parlano ti fanno pensare, ti fanno ragionare e, e, e sei lì che ripensi a quello che tu hai scritto nella presentazione dici: cavolo, ho scritto giusto quella roba, aspetta, forse è, è confortante. Vedrete le prime tre slide: è confortante il fatto per me, dato che eh, il professor Visentin è per l'appunto un professore, che ci siano molte cose che io ho scritto che ha detto anche lei, quindi. A un esame, probabilmente non dico 30, ma qualcosa <ride> non sarei stato bocciato perlomeno. In realtà poi è, è per me è stato molto bello eh, avere questa occasione. Perché, nel, nel mio lavoro, nel nostro lavoro, spesso e volentieri eh, ci dicono di fare, 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 vai di qua, vai di là. E bisogna incontrare quella persona, bisogna fare, creare quel servizio, però non, raramente si ha l'occasione di fermarsi e di eh, ragionare un po' su, su quello che si sta facendo e soprattutto ehm, cercare di capire un po' il percorso che tu hai fatto, effettivamente se è stato fatto semplicemente perché... Gli eventi ti hanno portato quello oppure se c'è comunque stata dietro, eh, diciamo, non dico una strategia, però perlomeno un filo conduttore che avesse una, una sua logicità. E io, in effetti, negli ultimi anni, dove eh, mi sono ritrovato un po' per caso a lavorare sui confini e di confini alla fine non avevo mai eh, effettivamente ragionato su eh, cosa significa anche il, il turismo di confine. E, soprattutto perché il, con, lo stesso confa, con, concetto di confine, che, che di per sé è affascinante, come mh, diceva prima il professor Visentin, eh, confine è un qualcosa che separa, però allo stesso tempo anche il confine è... Una cosa che unisce, cioè nel senso è il punto di contatto tra A e B, tra una cosa e, e l'altra cosa. E può essere un elemento concreto, li abbiamo visti prima diversi esempi, può essere anche semplicemente un confine astratto, semplicemente anche il confine mentale che possiamo avere rispetto a, rispetto a certe idee. Appunto, è una linea divisiva, una linea che unisce. Eh, può essere un qualcosa che esiste dentro di noi o è una convenzione superata la, la stessa cosa prima quando citava i pesci che nuotano da una parte dall'altra allegramente senza confine io potrei citare il caso del mio divano che invece è abitato da due gatti i quali gatti lo hanno colonizzato però guai che oltrepassa il confine da un cuscino all'altro <ride> Uh, cosa mortale: l'unico che non ha diritto del divano sono io che siedo nel fantoziano puff uh, scomodissimo. E... I confini cambiano, questo sicuramente l'abbiamo visto. E l'altra cosa che citava prima Rumbitz, effettivamente il confine è come un qualcosa che ti invoglia, una sfida da, da superare. Ho messo così tra le mille foto che si potevano mettere, ho messo per l'appunto il monumento che ricorda le, le colonne d'Ercole. Questo era stato no, il confine, quello da superare. Di di una volta. Si potrebbero pensare, che ne so, alle le, le saghe norrene che sono partite da una parte sono arrivati fino negli odierni Canada, Stati Uniti, eccetera. Eccetera. Comunque il confine è effettivamente un qualcosa che affascina ed è un qualcosa che, eh, che si vuole superare. Di fatto poi a un certo punto il confine ha uh, iniziato, il concetto del confine ha iniziato a cambiare e io mi sono chiesto quando è iniziato effettivamente a cambiare. Si parlava prima di Berlino, Berlino è probabilmente, almeno per noi, società occidentale, è forse il momento, il momento più iconico eh, con, con la caduta. Perché? Ripensando un po' a questo, questo passaggio di, di fine 1989, eh, da un punto di vista anche storiografico, è stata presa questa data, ad esempio, da Obsbaum quando ha scritto Il secolo breve, proprio come il punto di rottura tra il prima e il dopo. Eh, da, da, dalla caduta del muro, abbiamo iniziato a parlare di globalizzazione, da, è, nato, è nato il World Wide Web. Quindi abbiamo iniziato a utilizzare questo strumento potentissimo che da in cinque minuti, anzi meno in cinque secondi, mi può far parlare con qualcuno che abita le isole Salomone. Posso comprare delle. Probabilmente se fossi bravo con il dark web, potrei comprare delle testate atomiche in Corea del Nord, eh, eccetera. eccetera. E a un certo punto, eh, poi chiaramente la moneta unica, almeno per noi, ha cambiato radicalmente anche questa questo aspetto che una volta io sono, tra l'altro parlando di confini, io sono mezzo friulano e mezzo francese. Eh, sono appunto friulano ma vivo a Trieste. Eh, dicevo prima a, a Eleonora, eh, non venivo a Pordenone credo da almeno cinque anni, però ogni settimana vado in Slovenia. Quindi è così che funziona, che funziona la vita. E, e questo chiaramente perché? Perché ha cambiato un po' anche, anche queste nostre abitudini e ha fatto diventare no? questa è una appunto una delle dogane francesi che sono state abbandonate così come ce ne sono molte abbandonate e alcune vengono stanno venendo stanno avendo nuova vita ma poi il um, Alessandro Cattonar ci racconterà cosa sta, sta succedendo a Gorizia. Il caso turistico di Berlino è interessante. Prima si citava, andrò veloce qui, prima si citava no, per l'appunto il, il muro, il muro è caduto, nasce da su, quasi da subito una certa nostalgia per il muro, tant'è che è stato segnato il suo percorso, mi, mi sembra siano rimasti tre o quattro pezzi in zona periferica, una cosa del genere, però uh -huh. il resto è stato segnato il percorso e poi prima appunto si citava, c'è poi Charlie, c'è poi Charlie, uno dei posti più famosi e Cos'è la cosa più divertente di tutto questo? Sì, è stato ricostruito, ma soprattutto è diventato talmente tanto turistico e, e simbolico che ci sono alcune grandi catene eh, multinazionali che hanno ben pensato qua ci passa tanta gente e qui mi ci metto pazienza se questo fosse un posto storico, è un posto storico che racconta una storia drammatica. E è attorno, insomma, al, tra la fine degli anni 90, inizio, inizio 2000, inizia, in molto probabilmente, nel momento in cui vengono a mancare i confini o cambia l'idea del confine, soprattutto per noi, ripeto, magari delle società eh, occidentali, eh, rinasce questa curiosità del confine, questa voglia. Di, um, di riscoprirlo e di sentire magari delle storie come raccontava quella del Signore, poi arriveremo eh, a parlare del, del, del Friuli-Venezia-Giulia. Tant'è che un geografo nel 2005, David Newman, appunto, nel, parlò di una pr propria rinascita dell'interesse per i confini provocata proprio dal fatto che questi confini hanno iniziato a, a mancare e all'imporsi della, della globalizzazione e quindi dell'idea correlata di un mondo senza confini. C senza continuare a parlare insomma, di, casi, di casi internazionali come Berlino, andiamo in Friuli Venezia Giulia. Friuli Venezia Giulia che è stata la regione di confine per antonomasia, No? in qualche modo e sarà capitato anche a voi moltissime volte, a me capita sempre quando vado magari anche in trasferta che io salga su un taxi che io parli con il giornalaio eh, con qualunque ah salve, lei di dov'è? Eh, sono il Friuli Venezia Giulia ah ho fatto il militare in Friuli Venezia Giulia ah che bello il Friuli... uh, che ben che si mangiava Tut tutte queste cose qua Beh, di fatto il Friuli Venezia Giulia è stata la regione di confine cioè, due terzi dell'esercito esattamente era qua nel questo nel dopoguerra ma anche prima della, diciamo del, do, del dopoguerra è sempre stata un po' di confine e c'è anche un'idea un po' un po' così strano una, una volta un, una persona insomma anche molto acculturata di Roma mi disse che per lui il Friuli Venezia Giulia è una regione esotica okay? di tutte le cose che ho sentito de... <ride> Mi, son, mi sono immaginato con i pappagalli e le, 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 i datteri, le, le spiagge. Con, eh, però c'è un po' questa idea: c'è l'idea insomma di una regione che sta là, no? là nell'angolo, eh, dopo Venezia. No? Dopo Venezia non c'è nulla praticamente. E noi lavoriamo chiaramente per far sì che la gente dopo Venezia venga a scoprire questa, questo esotismo del, del Friuli-Venezia-Giulia. però di fatto, siamo sempre stati un territorio di contatto. No? Se prima poteva essere il contatto tra l'est e l'ovest, ovest, o ovest e est, lo siamo stati tra nord e sud e viceversa. E poi, a un certo punto, le cose, le cose hanno iniziato a cambiare. Eh, hanno iniziato a cambiare. Eh, nel, nello stesso momento in cui eh, sono, sono un po' cambiate nel mondo, sono un po' cambiate eh, in Europa. Eh, il tutto chiaramente con, eh, con un immaginario collettivo che per certi versi poteva essere considerato uguale, ma in altri casi è diverso. Io qua vi ho messo quattro foto simboliche, chiaramente questa già vista. Di piazza Transalpina Deterga Europe tra Nova Gorizia e Gorizia. Questo qua è, è una foto interessante, a me piace molto. È il vecchio confine che c'è su Passo Solarien, ehm, nelle Valli dell'Atesone esattamente, sul, sul Colovrat e si trova di fronte al monumento dedicato all'alpino Riccardo Giusto, che è considerato il primo caduto della prima guerra mondiale. E, e questo perché? Perché questo è stato uno dei pochi confini che di fatto è rimasto uguale eh, quando è iniziata la prima guerra mondiale e quando poi è finita la prima guerra mondiale. Chiaramente durante invece si era spostato. Questa è la cima del Monte Forno. Il monte no? con eh, i tre confini, quindi da una parte Friuli-Venezia-Giulia, dall'altra Carinzia-Slovenia. Questa invece, eh, quindi abbiamo il i due confini eh, Friuli-Venezia-Giulia e Slovenia, il triplice confine. Queste invece sono, sempre rimanendo sul tema Grande Guerra, siamo in cima al Freikofel, sopra, diciamo, accanto al passo di Monte Croce Carnico e qua non si vedono bene ma sono una bandiera italiana e una bandiera austriaca qua sono resti eh, di trinceramenti e di eh, baraccamenti della prima guerra mondiale e eh, qua sul Freikofel come sulla montagna vicina al Palpiccolo eh, qualcuno di voi magari avrà sentito parlare di quell'episodio mi pare abbiano sicuramente hanno scritto un libro eh, mi pare abbiano fatto anche un film durante il centenario la tregua di Natale ovvero quando soldati francesi e soldati tedeschi il giorno di Natale hanno deciso di non combattere, e, ma di scambiarsi simbolicamente. Allora, quello che stavo dicendo, qui è successo, non è successo a Natale, ma qui i soldati italiani e i soldati austriaci si conoscevano, perché i soldati italiani erano di zona Timao e i soldati austriaci erano della zona di Mauten e eh, senza farsi vedere dai propri superiori capitava se scambiassero magari cioccolata piuttosto che sigarette da una parte e dall'altra perché la distanza tra le due trincee era di pochissimi metri. Eh, ho voluto semplicemente mettere questa foto un po' come eh, simbolo di confini che, eh, significavano, che avevano dei significati ma che poi venivano in qualche maniera eh, superati. E quando parlavo dell'immaginario collettivo, eh, prima appunto si raccontava un po' no? alcuni episodi che ci sono stati negli anni eh, diciamo, del, del dopoguerra. Il, il confine che c'è nella testa, cioè noi viviamo comunque una terra dove il, eh, ciò che abbiamo ereditato è un qualcosa che, che, che è rimasto, ma soprattutto per chi poi non ha vissuto o chi non conosce bene il nostro territorio se, se lo porta dietro e quando viene qua rimane sorpreso, rimane sorpreso magari da storie come ha raccontato prima il, il signore o magari da altre storie. Io potrei, potrei, potrei fare il libro tipo io speriamo che me la cavo e le storie assurde che ho sentito rispetto a quello che mi hanno detto di ciò che pensavano fosse il confine. Eh, no, perché chiaramente a un certo punto eh, eravamo giunti al fatto che tutto ciò che fosse al di là del confine, parlo soprattutto chiaramente del confine Friuli-Venezia-Giulia, quindi Italia e Jugosla all'allora Jugoslavia, fosse il male. Eh, Tant'è che ho, io ho preso anche questo screenshot di una cosa abbastanza recente di una tv, TV locale eh, in cui la notizia era stata che Biden avesse elogiato Tito e la sua polizia segreta dicendo che Tito era un genio e ci fossero state polemiche aiose su, su tutta questa cosa qua però di fatto ciò che rimane è mi verrebbe da chiamarla una sorta di innocente eh, ignoranza rispetto al il, il nostro territorio e il territorio vicino e, um, uno degli episodi che posso raccontare è credo che 9 persone su 10 eh, italiane che non sono di questa regione magari non sono anche del Veneto diciamo del resto d'Italia se gli diciamo Cobarid non sanno che Caporetto se gli diciamo cos'è il Kern non sanno cos'è il Kern però se gli diciamo il Montenero ah sì il Montenero famosissimo ecco il Kern il il Montenero ma scusi ma non è in Italia no non è in Italia, e, così come l'idea che eh, più persone fossero convinte che il confine tra Friuli Venezia e Giulia e l'allora Jugoslavia fosse attraversata da un muro. Un muro filo spinato fosse un confine impermeabile, non si potesse andare da una parte o dall'altra. Così come molte persone rimangono stupite dal fatto che più ti avvicini al confine e più eh, c'è una comunità. Eh, chiamata di minoranza come vogliamo insomma slovena o dall'altra parte è eh, una comunità di minoranza tedesca che vive tranquillamente parla lo sloveno c'è il bilinguismo ci sono i cartelli eh, taglia slovena che addirittura ad oberdo questo è un monumento ad oberdo che è stato inaugurato Durante adesso non mi ricordo esattamente la data, eh, durante il comunque sempre nel periodo del centenario Grande Guerra ed è un monumento dedicato ai, ca, ai soldati caduti sloveni. che Però questo monumento si trova ad Oberdo del Lago, ex provincia di Gorizia, Friuli Venezia Giulia. Ha detto la canzone. Eh, la canzone slovena proprio che ricorda la prima guerra mondiale fa come titolo Odoberdob, proprio perché Doberdò è un luogo simbolo per la, memoria, per la memoria slovena, quindi, sono tutti questi eh, piccoli episodi che eh, ci fanno capire come questo territorio possa essere. L'occasione anche per andare a scoprire il confine come un prodotto turistico, perché effettivamente è una cosa che affascina e può essere un'occasione di eh, arricchimento anche culturale, perché il confine è storia e cultura. Parliamo oggi no? di Gorizia e quindi Nova Gorizia, però non solo. Eh, ci sono le passeggiate sulla natura, il trekking questo ad esempio è il sentiero che c'è sul monte Sabotino sempre sopra eh, tra Gorizia e Nova Gorizia e il sentiero segue proprio, questi sono i cipi di confine c'è tutto il tema del turismo lento Qua è il, eh, questa mi pare sia la strada imperiale che collega Basovizza con Lipizza e poi c'è volendo anche il tema enogastronomico il tema enogastronomico nel turismo piace sempre e una delle cose che vengono apprezzate soprattutto da coloro che poi effettivamente amano bere e mangiare è scoprire le differenze e, le, eh, e i punti in comune che ci possono essere tra piatti che vengono fatti magari da una parte in una certa maniera dall'altra tra le valli del Natisone e l'alta valle dell'Isonzo magari si mangiano gli stessi piatti ma fatti in maniera un pochino differente stessa cosa sul carso Coglio Berda è il classico esempio per quanto riguarda il, la produzione di, di vini, eccetera, eccetera. Quindi tutto questo eh, ha fatto sì che in qualche maniera abbiamo iniziato a lavorare proprio su un prodotto turistico che non è il prodotto turistico del confine, ma all'interno dei prodotti turistici si inserisce anche eh, il, tema, il tema del confine. Eh, io vi parlerò di, di due esempi eh, che appunto seguo in prima persona. Il primo è l'Alpe Adria Trail, che è, che di cui adesso vi illustrerò, e poi passeremo invece al Walk of Peace. Eh, ciò che accomuna due, questi due percorsi, questi due prodotti, è che sono dei prodotti eh, che possono essere definiti di turismo sostenibile, nel senso che sono dei prodotti eh, turistici, eh, di, sono dei percorsi da fare a piedi e sono trasfrontalieri. L'Alpe Adria Trail nasce, mi verrebbe da dire, quasi tanto tempo fa, <ride> nel senso che... E, è stato pensato proprio in quel periodo dove vi dicevo che il confine aveva iniziato ad avere il suo, a, a, a riemergere no? come tema di, di, di curiosità, nasce da un, proprio qui da un progetto di cooperazione turistica, eh, perché da, poi c'è da dire questo che prima non vi ho detto, che eh, sicuramente è una cosa che aiuta noi come Friuli Venezia Giulia, come regione, è il fatto di avere comunque una cooperazione con eh, la Carinzia e la Slovenia che nasce ben prima di tutto quello che ci siamo detti. Eh, se non sbaglio, la, la, la regione Alpe Adria, in maniera un po' allargata, nasce verso la fine degli anni 70-80, esatto. poi si è ristretta a, a, queste, a, queste, a queste tre regioni. E um, l'idea eh, qual era? L'idea era quella di unire dei percorsi che in realtà esistevano, un po' come il, il giochino quello della settimana animistica, no? Unisci da 1 a 50 e vedi che disegnino viene fuori. In questo caso era unisco dei percorsi piccoli e brevi che esistevano già e li unisco per fare un unico grande percorso, un unico percorso di 750 km che parte dal, dal ghiacciaio del Gross Grossglockner e che arriva fino a Muggia, quindi paese a sud, eh, a sud di Trieste, è diciamo l'ultimo paese al, prima del confine sloveno e tra l'altro il primo paese della penisola estriana, perché poi c'è questo anche da dire. E, è diviso in 43 tappe, 24 in Carinzia, 11 in Friuli Venezia Giulia e 8 in Slovenia, e come, come vi dicevo, cioè è disegnato su sentieristica CAI, cioè chiaramente sentieristica CAI per noi, poi la sentieristica del CAI eh, austriaco e di quello sloveno, eh, non sono state create infrastrutture specifiche per questo cammino, semplicemente si attraversano, si attraversano queste tre regioni. Questo è il percorso. Allora, ovvio, qua non si vede benissimo, però fate conto che qua è il Grossglockner, qua è Muggia, e dalla zona di Villaco a praticamente fino all'arrivo è un continuo zigzagare da una parte e dall'altra. Ci abbiamo qua la Valle dell'Isonzo da Kranjska Gora fino praticamente a uh, Tolmino che è lungo la, la Val Trenta la Valle dell'Isonzo dopodiché si entra nelle valli del Natisone si arriva a Cividale e poi una volta si, si ritorna sul Borda, si torna sul Coglio e dopodiché si va lungo il Carso andando eh, fino a appunto qua a Prosecco, poi si rientra in Slovenia a Lipizza e si finisce. E, mh, è un modo per camminare, perché comunque l'Alpe Adria Trail nasce come un percorso di carattere naturalistico, ma è di carattere naturalistico, ma abbiamo e... appunto si attraversa, che ne so, o gi giusto per fare degli esempi, senza voler far torto a nessuno, ma una caporetto, una cividale, una cormons, una gradisca, si arriva al castello di Duino, Muggia, cioè comunque c'è una caratterizzazione anche da un certo punto di vista culturale e c'è anche una caratterizzazione da un punto di vista enogastronomico che vedremo dopo. La cosa sicuramente che è quella che poi piace di più è l'esperienza del giro dei tre confini. Ovvero, qua sono state disegnate sei tappe che si possono iniziare da dove si vuole, cioè si può iniziare da Villa, si può iniziare da Kranjska Gora, si può iniziare da Tarvisio, non importa da dove, ma c'è la possibilità quindi in sei giorni di attraversare tre confini. Quindi fare questo tipo di esperienza è di sentire tre lingue diverse, avere a che fare con tre cucine diverse, poter scoprire culture, tradizioni in, eh, di, tre, di tre regioni diverse. In, pochissimo tempo. Questo chiaramente con la possibilità di eh, poter attraversare questi confetti. Vedi questi cippi e dici, oi boh, cosa sono? Sono dei cippi, ma tu li attraversi tranquillamente senza che nessuno ti chieda niente. Questi sono poi alcuni dei simboli, ehm, poi vi spiegherò come, un po' come anche funziona e come siamo organizzati. No, quindi abbiamo tutta la parte delle indicazioni, questo è il materiale comune che abbiamo, questi qua sono i totem ehm, ehm, che segnalano l'inizio e la fine, la fine di una tappa e, e questo è quello che noi proponiamo ai, eh. ai turisti. C'è poi tutto ciò che c'è dietro, dietro le quinte, no? cosiddetto, quindi le sfide per lavorare senza confini, perché non è così semplice eh, mettersi in gioco con altre due eh, DMO come Promoturismo Friuli Venezia e Giulia di cui una è una DMO regionale come la carenza ma l'altra non ha DMO nazionale perché il Turismo Board of Slovenia è come diciamo il nostro Enit sostanzialmente con anche una potenza chiamiamola una potenza di fuoco eh, non indifferente Innanzitutto dobbiamo avere a che fare con una legislazione che spesso non aiuta. Cioè nel senso che le, ehm, le suddivisioni amministrative, cioè noi lavoriamo senza confini, ma le amministrazioni hanno dei confini, diciamocela in maniera eh, molto chiara. Non fosse altro, ad esempio, che ne so: eh, che ad esempio ci sono alcuni, alcune eh, percentuali di IVA che sono diverse. Per un prodotto rispetto ad un altro, e quindi non è facile poter fare delle gare condivise, eccetera, eccetera. Eh, però poi ciò che è importante è che chi partecipa in questi progetti ci deve credere, cioè si deve mettere in gioco e deve ehm, deve rendersi conto che gli obiettivi comuni vanno al di sopra di quelli individuali. Poi, per carità, è chiaro che tutto questo fa il gioco di tutti e porta acqua al mulino di tutti. però L'obiettivo comune sta sopra al, eh, ai tre obiettivi individuali, mettiamola così. E ci si deve porre delle regole. Ci si deve porre delle regole in modo che tutte e tre le organizzazioni abbiano tutte e tre, diciamo, lo stesso trattamento e le stesse possibilità. E, mh, alcuni esempi di queste regole che, che ci diamo e è, è che ci diamo da un Uh, un contratto che viene firmato ogni tre anni è che ognuno partecipi con un proprio budget, cioè noi calcoliamo in base al numero di tappe che sono sul nostro territorio un determinato, uh, un determinato budget, e questo permette di poter partecipare e soprattutto di organizzare un piano marketing condiviso. Perché l'altra cosa importante è che ci sono tre DMO che hanno tre mercati specifici. Per non accavallarsi, esempio, è chiaro che la Carinzia ha molto mercato in Austria e in Germania, non fosse altro perché parlano la stessa lingua, però anche noi abbiamo molto mercato in Austria e in Germania, perché molti vengono da noi in Florenza Giulia, però è inutile andare a mettere, che ne so, 100 tutti e due sullo stesso mercato, perché faremo tantissimo lavoro lì e magari lasceremo dei mercati. Eh, tra virgolette incustoditi. Quindi ci dividiamo tutte queste azioni. E a rotazione organizziamo degli eventi. E negli eventi B2B, magari educational per giornalisti o per tour operator, mettiamo sempre che ci deve essere perlomeno una tappa trasfrontaliera, in modo che chi fa questo cammina capisca qual è lo spirito dell'alpedra trail, ovvero andare da una parte dall'altra di un confine. Le tappe devono essere comunque ehm, non, non possono essere modificate radicalmente. Eh, ogni partner è responsabile per l'aggiornamento dei dati, per l'aggiornamento eh, della comunicazione offline e per la manutenzione del percorso. Altra cosa interessante è il tema dei booking center, cioè ovvero quei centri di prenotazione che sono i centri di prenotazione che vendono i pacchetti perché anche loro devono collaborare e devono soprattutto garantire la stessa qualità. Dalla parte dei, dei servizi, soprattutto ad esempio, per quello che è il trasporto bagagli, no? perché uno dei servizi dell'Alpe Trail è: parto da eh, eh, Smartno in Slovenia, posso camminare con il mio zainetto leggero, lo zainetto pesante, me lo porta il, il trasporto bagagli che da Smartno arriva a Cormons e così via. Quindi come continuare a lavorare insieme? Eh, queste sono le foto della festa che abbiamo fatto quest'anno, perché era il decimo anno dell'Alpe Adria Trail proprio sul Monte Forno. Abbiamo rinnovato il, eh, il contratto di cooperazione e una delle cose che sono diciamo, più forti, delle azioni più importanti, covid non, nonostante il covid. Eh, è stato allargare il tema dell'Alpe Adre Trail anche alla parte enogastronomica per l'appunto, eh, proprio perché c'è questo trend molto forte rispetto ai turisti che vengono a, a, a camminare, vengono anche a camminare per poter, eh, forse probabilmente per sentirsi anche meno in colpa, mangiare e bere, cammino e poi <ride> mi faccio... Mi, mi faccio una sana, io, io invece non, quasi non cammino più, ho deciso di buttarmi solo in gastronomia e basta. Cambiamo argomento, passiamo al secondo. chiedo quanto... Beh, hai ancora un dieci minuti, un quarto d'ora. Lo so, ottimo. Bom, bom, bom. Ah, perché qui rischio di... Però se vedo che iniziano a... a... Cadere testa nel senso che si, si addormentano poi. no Scherzo. Allora, ehm, il Walk of Peace invece è un secondo progetto, ed è un progetto eh, con un argomento molto più serio rispetto all'Alpea del Trail, nel senso che è dedicato alla, alla prima guerra mondiale, alla grande guerra, e, ehm, e che ci ha dato delle, diciamo, delle sfide, se vogliamo, anche molto più complicate già di per sé l'argomento non è, non è semplicissimo un po perché è un argomento quando, quando si parla di storia bisogna sempre essere eh, il più eh, rigorosamente ehm, precisi eh, però allo stesso tempo non è così facile nel momento in cui si inserisce un argomento storico all'interno di un contesto turistico dove invece eh, L'idea del turismo è quella no, del eh, rilassarsi, poter tra spegnere la mente, eh, andare a viaggiare fuori da quella che è la realtà. Già la realtà eh, poi negli ultimi due o tre anni è stata particolarmente complicata. Andare a fare una vacanza e parlare di Grande Guerra, okay, che scatola! Mi verrebbe vale a dire e questa cosa qua, ancora più complicato lo diventa nel momento in cui si fa un progetto dove la memoria è eh, tra virgolette diversa dalla tua, cioè ciò che noi eh, abbiamo letto, abbiamo studiato rispetto al tema della Grande Guerra è diverso rispetto a quello che hanno studiato gli sloveni che poi peraltro gli sloveni hanno tutta una storia molto più complicata perché di fatto non c'era la Slovenia nella grande guerra c'era l'Austro-Ungheria, l'Austro-Ungheria è passata poi da Austro-Ungheria al regno di Jugoslavia, Jugoslavia e poi, e poi Slovenia. E non ultimo, lo dico con un sorriso, contestualizzando anche la cosa: non si sa come, durante il centenario della Grande Guerra, erano tutti esperti di Grande Guerra. Un po' come quando, quando l'Italia giocava ai mondiali, tutti sapevano di calcio, e durante il centenario erano tu, tutti espertissimi di, di, di Grande Guerra. Quindi dicevi, cavolo. quindi eri proprio con i riflettori. Eh, sotto, sotto gli occhi. E, um, il Walk of Peace nasce però da molto prima del centenario, nasce attorno al 2000, ovvero quando la Fondazione Podmiru, Posoccio di Cobarid, Caporetto, eh, nasce come diciamo, braccio turistico del museo della Grande Guerra di Caporetto e riprende un'idea, l'idea che era stata di Walter Schaumann. Che era stato un ex militare eh, austriaco che era stato il fondatore, credo, anche della Dolomitenfreunde. Lui era stato uno dei primi a vedere nei luoghi della Grande Guerra la possibilità di visitarli da un punto di vista, eh, diciamo, turistico e, e soprattutto di eh, poter collegare questi, questi luoghi. L'idea era ehm, unire ciò che una volta diviso, cioè prendere le trincee come simbolo, che erano per l'appunto la divisione da una parte e dall'altra, utilizzare le trincee per poter riunire eh, questi percorsi su un unico grandissimo, grandissimo percorso. Quindi questo nasce, nasce in Slovenia, nasce nell'alta valle dell'Isonzo, piano piano si allarga, e contemporaneamente eh, la, la regione Friuli Venezia e Giulia invece inizia un percorso, eh, cioè inizia un, un progetto guardando dall'altra parte, cioè il progetto interregionale itinerario della Grande Guerra, un viaggio nella storia insieme alle regioni, le altre regioni che avevano dei punti di interesse eh, del, del conflitto. E in realtà eh, capiamo da subito che era impensabile poter, Parlare, lavorare di Grande Guerra e di luoghi della Grande Guerra fermandoci al confine. Cioè non è che se io arrivavo al Colovrat, dicevo eh no, Caporetto non sepol. pol. Però Caporetto fa parte della storia della Grande Guerra per noi, così come fa parte Udine, o può far parte Trieste per coloro che visitano i luoghi della Grande Guerra in Slovenia, e viceversa. Allora, a questo punto, qua abbiamo iniziato piano piano a lavorare rendendoci conto che eh, si andava poi a eh, infrangere un altro argomento molto complicato che ci, che ci vedeva protagonisti come regione, ovvero il fatto che metà della regione durante la Grande Guerra non fosse parte del Regno d'Italia ma faceva parte dell'Austro-Ungheria e quindi avremmo inserito anche questo nuovo argomento. Tutto questo in ogni caso ha portato a presentare un primo progetto Interreg Italia-Slovenia nel 2015 a cui è seguito un secondo nel 2019 dove è iniziato a prendere, eh, prendere forma questo Walk of Peace Potmiru. Qua ho inserito altre quattro foto simboliche, qua siamo sempre Valle del Natesone che guardano verso le, la Valle dell'Isonzo Qua abbiamo sempre il Sabottino, questo qua è il, mi pare il, è il cimitero austro mi pare di Fogliano, perché altra cosa interessante è che ci sono cimiteri austro in Friuli Venezia Giulia, così come c'è l'ossario italiano a Caporetto, e questi sono insomma dei, dei, della segnaletica che si può trovare lungo, lungo il percorso. Questo qua è il percorso che abbiamo inaugurato, abbiamo inaugurato quest'anno. Siamo arrivati un po' in ritardo, chiaramente, perché il Covid non è che... Il, il Covid, diciamo, per fare progetti trasfrontalieri non è stato il massimo, proprio bisog bisog bisogna dirlo. E, quindi si parte dall'Opog Mangartum, siamo sotto il Mangart, quindi diciamo dalla, eh, dalla zona del Tarvisiano dall'altra parte, nelle Alpi Giulie, e dopodiché si arriva in questo caso qua a Trieste. Vi farò dopo vedere un po', un po meglio soprattutto questi due anelli che sono l'anello eh, Caporetto Cobarid Cividale, CEDAD, e eh, Gorizia Nova Gorizia con eh, qui è Malchina, Maokinie, che è una, una frazione del comune di Duina-Urisina. Qua abbiamo 25 tappe, 12 in Friuli Venezia Giulia e 13 in Slovenia, più quattro tappe extra in, in Slovenia, che sono queste qua, eh, quelle che vanno a Kranjska Gora e quelle che vanno verso Bohigni. E, anche in questo caso è un prodotto che è stato pensato per i camminatori, per andare, per andare a piedi, e unisce, unisce tutti quelli che sono stati luoghi, eh, anzi, unisce quelli che sono... I luoghi della Grande Guerra turisticamente fruibili. Turisticamente fruibili significa che in qualche maniera sono stati messi a posto e possono essere visitati eh, senza, senza problemi. E, in tutto questo, abbiamo: ecco qui, vedete anche qua, abbiamo la segnaletica, abbiamo eh, la tabellonistica, la guida che è uscita un paio di mesi fa e degli esempi diversi di come vivere la Grande Guerra cioè abbiamo eh, la visita ad esempio a quelle che sono state delle gallerie cannoniere abbiamo oggi anche musei multimediali e abbiamo delle strutture, questo è il faro della Vittoria di Trieste che hanno un interesse storico legato alla Grande Guerra ma che in realtà vengono utilizzate tutt'oggi per fare il loro lavoro cioè ovvero fare il lavoro del faro e vi volevo far vedere questi due anelli perché sono gli anelli eh, più simbolici dal punto di vista di una storia senza confini. Questo unisce i due lati o comunque i due versanti del Carso. Abbiamo il Carso esontino e il Carso sloveno, in quanto qua è stata una di quelle zone dove il fronte si è mosso. No? Il fronte italiano si è mosso relativamente poco, però di un po' si è mosso. E quindi abbiamo sette tappe. Che si possono percorrere ad anello, in queste sette tappe si può quindi scoprire da una parte ciò che resta in friuli Venezia Giulia, dall'altra parte quello, ciò che resta eh, in Slovenia. Tra l'altro, queste sono proprio in questa zona qua, sono le, delle tappe molto particolari adesso perché hanno subito la tragicità degli incendi di quest'estate. Ma una delle pochissime cose positive del, degli incendi di quest'estate è stata quella che hanno ripulito completamente la vegetazione e hanno fatto riemergere moltissime testimonianze della Grande Guerra. Dall'altra parte Cobarid Cividale, ehm, questo è interessante allora, attraverso chiaramente tutte le valli le valli della questo è interessante perché racconta. Può raccontare due degli aspetti. Un, un, un aspetto ehm, che è stata una vera e propria sfida di cui ve ne parlerò dopo. Cioè appunto come raccontare in maniera diversa, cioè come raccontare in una maniera equilibrata lo stesso evento che viene visto in maniera diversa. Cioè, mi parlo di. Per noi, ritirata di Caporetto, per la memorialistica, diciamo, slovena o comunque di eh, un universo austriaco, austro-ungarico, il miracolo di Caporetto. No? E non è semplice, quindi in questo caso qua, ehm, questa la salterei, in questo caso qua la grande sfida è stata ad esempio scrivere una guida, una guida che è stata scritta da più persone, da due enti diversi. E quindi, sia da una parte poter mantenere uno stile di scrittura simile, e trovare una regola per le denominazioni dei luoghi e il loro adattamento per il mercato turistico. L'esempio era: ad esempio, gli sloveni mi chiedevano di non mettere il nome Caporetto, di utilizzare solamente Kobarid. E io gli ho spiegato: possiamo mettere Kobarid quanto volete, però io lo dico per voi: se mettiamo Kobarid. Le persone che, le, che leggeranno questa guida non sapranno mai dov'è è Cobarid. Mettiamo Caporetto. Allora abbiamo creato delle eccezioni, abbiamo mantenuto tutti i nomi in sloveno, tranne per Caporetto, il Monte Nero e ancora una che non mi ricordo, però ehm, credo sa, sa, Sabotin, Sabotino, una cosa del genere. E, e l'altra cosa appunto che vi dicevo, ritirata Caporetto, miracolo di Caporetto. Abbiamo dovuto spiegare, l'introduzione alla guida ci ha fatto un grandissimo regalo Jarnej Cech, che è un professore all'Università di Trieste, un giovanissimo professore di letteratura slovena, eh, che ci ha scritto l'introduzione che proprio spiega come leggere questa guida. Cioè, quindi da una parte o dall'altra non importa, cioè, comunque l'importante è eh, che una volta che uno legge la guida può andare a visitare il sito ma soprattutto fa il cammino capisca che perlomeno esistono due punti di vista diversi dopodiché uno può continuare a chiamarla a ritirata uno può decidere che sia il miracolo uno può semplicemente dire che boh caporetto è bella non per la grande guerra ma peraltro non importa l'importante è rendersi conto insomma di queste di, di questa differenza e, ecco e quindi per continuare a lavorare insieme in questo momento Rispetto, al eh, ris rispetto all'Alpe Trail, Walk of Peace è molto più indietro, nel senso che dobbiamo costruire tutto il prodotto, il prodotto turistico, però la grandissima sfida è quella che vorremmo, siamo un po' supponenti forse, eh, però di eh, condividere con, le, con altre realtà simili il nostro progetto, eh, in quanto insomma, il sogno potrebbe essere quello di, di far inserire tutti i luoghi della grande guerra all'interno del, del patrimonio dell'UNESCO. Non è facilissimo perché l'UNESCO in realtà non ama tantissimo il fatto di inserire nella propria lista luoghi che hanno avuto a che fare con la guerra, però allora, insomma ci proveremo. E vi volevo lasciare con il, il video del Walk of Peace che eh, immagino... forse così? anzi, grazie, chiedo gentilissimo e, e il video per l'appunto è stato anche come inserire ehm, poi tornare indietro perché è già 30 eccolo eccolo e, quindi come inserire tutti, tutti questi luoghi vedrete anche alcuni luoghi del veneto della provincia di venezia che sono che facevano parte del progetto Suspense. <laughs> Grazie. Grazie mille Nicola. Non va non va più per un qua. Eh io no, c'erano specialmente i miei contatti se qualcuno. Perfetto, allora. ecco qua. Eh, io ringrazio Nicola, lui ha toccato tre aspetti secondo me fondamentali per quanto riguarda l'organizzazione regionale di promozione turistica, Promoturismo FVG, l'organizzazione di un prodotto transfrontaliero che prevede grosse difficoltà, nonostante la percezione di chi vive in un territorio che ha sempre avuto un confine sia ben diverso. Quindi l'organizzazione del prodotto turistico, la promozione congiunta, poi anche il tema del parlare di storia, che non è sempre un argomento facile da trasmettere. E mh, qui eh, faccio un esempio anche molto personale, io lavoro anche come guida, lavoro molto, qui c'è una collega anche in sala. Lavoriamo molto con gli austriaci nel momento in cui parliamo della Grande Guerra, naturalmente la versione, l'interpretazione di momenti storici importanti per gli italiani rispetto alla percezione che ha il pubblico austriaco, naturalmente è ben diversa e quindi usiamo una comunicazione, un linguaggio anche adeguato per poter trasmettere dei concetti importanti di questi momenti storici. Se ci sono delle domande, porgerai il microfono a chi vuol fare delle domande, altrimenti andiamo avanti perché ci avviciniamo all'argomento che è un po' il tema di questa conferenza, che è Gorizia, Nuova Gorizia, e quindi il prossimo relatore, ci sono delle domande prima di tutto? Se non ci sono domande, passiamo la parola, eventualmente la possiamo fare la domanda anche dopo. Passiamo la parola ad Alessandro Cattunar, è lo scettro. Lo scettro del potere. Alessandro ha un curriculum di tutto rispetto come gli altri relatori, quindi devo anche ispirarmi e guardare esattamente ciò che mi ha mandato. Eh, è dottore di ricerca in storia contemporanea. Eh, insegna attualmente storia e filosofia nei licei, però credo che la, una delle tue peculiarità del tuo curriculum sia per affrontare il tema che, di cui parlerai tu, è il fatto di essere presidente dell'associazione 4704 e curatore anche di molti progetti. Archivio della memoria dell'area di confine, topografie della memoria, Museo diffuso dell'area di confine del museo multimediale lascia passare propustnica si occupa anche di produzioni audiovisive e teatrali e in ambito didattico ha curato laboratori e workshop per studenti dai 12 ai 19 anni focalizzati proprio sul tema della storia del novecento io ho avuto modo di conoscere alessandro cattunar in eh, un evento che promotorismo fvg aveva organizzato per avvicinare le guide alla fruizione, alla comunicazione di questo confine, in, diciamo, proprio in previsione di questa capitale della cultura europea. Una cosa che desidero sottolineare, che anche Alessandro mi ha fatto notare, è che ci tiene moltissimo l'approccio interdisciplinare. Quindi le, ciò che ci presenterà sicuramente eh, sono delle esperienze frutto di collaborazioni tra varie professionalità. Questo per sottolineare anche il fatto che quando parliamo di turismo e anche nel caso di Gorizia e Nova Gorizia non ci può essere esperienzialità e un vera percorso senza questa interdisciplinarità. Grazie mille, a te la parola. Grazie a te Giovanna, grazie per l'invito. Sarò rapido perché stiamo arrivando, anzi abbiamo superato ora di cena. E... Parto dal punto di vista dello storico. Io nasco come storico, ehm, ho affrontato Gorizia e Nova Gorizia innanzitutto come storico e ehm, per diverso tempo ho cercato di trovare il modo più esaustivo per capire una città complessa, anzi un territorio complesso, tutto il territorio a cavallo dell'attuale confine e uno dei modi più efficaci per farlo l'ho trovato nelle fonti orali, nel interviste alla popolazione, a chi ha vissuto a cavallo di quel confine e buona parte delle mie ricerche sono partite da lì, dai racconti di vita delle persone. Eh, ho iniziato questo lavoro circa 15 anni fa, ho avuto modo di raccogliere più di 150 interviste e a partire da quelle interviste mi sono confrontato con i colleghi sloveni, abbiamo raccolto interviste in italiano e in sloveno, ho confrontato i punti di vista e in una seconda fase ci siamo trovati ad affrontare la questione del come raccontare, come raccontare tutta questa storia, come raccontare la complessità e la bellezza di quel confine, un confine che è stato un confine conteso, è stato un confine doloroso per tante comunità, ma è stato anche un confine estremamente stimolante, punto di incontro, punto di scambio, punto di bridazione. E allora nell'ottica di... Contaminare storia e turismo nell'ottica di fare turismo storico, come raccontare questa complessità? Perché chi mi ha preceduto ci ha fatto vedere dei luoghi bellissimi, interessantissimi. Dei luoghi che però non parlano da soli: noi vediamo dei resti, vediamo dei cippi, vediamo delle casette che sappiamo essere le casette della dogana, ma quei luoghi da soli non parlano e. Quindi quello, il lavoro che ho intrapreso negli ultimi anni con l'associazione 4704 è stato proprio questo: capire come far parlare i luoghi, come far diventare un turismo di camminata e un turismo enogastronomico, un turismo esperienziale, un turismo di racconto, di narrazione. Ovviamente senza nulla togliere al ruolo delle guide turistiche, che è fondamentale, ma non, non c'è sempre, anzi, Gorizia, uno dei problemi che ha avuto Gorizia negli ultimi anni spesso è stato. In, Individuare le guide, far sì che chi è interessato a attraversare quei luoghi riesca a trovare la guida. Quindi chi racconta le storie mentre si attraversano i luoghi. E quindi questa è un po' la sfida di cui vi parlo oggi. È un work in progress. Alcuni dei progetti sono realizzati, altri li stiamo realizzando anche in collaborazione con Nicole con Turismo FVG. Ma parto da una delle testimonianze che ho raccolto, è un po' diventata la nostra, il nostro spirito guida, Franco Giraldi. Nell'intervista che abbiamo raccolto con lui una decina di anni fa ci dice: uno lungo la frontiera non è solo sé, è anche l'altro. E quindi si ritrova a doversi scindere, a fare delle scelte. In questo caso è traumatico. Non parlo solo di ideologia, parlo di identità. Essere costretti a fare una scelta è ingiusto. Perché scegliere? Essere di frontiera vuol dire essere plurimi. Perché scegliere di essere uno anziché essere plurimo? Essere plurimo significa avere maggiore ricchezza. La storia ogni tanto ci obbliga a dire tu sei questo, tu sei quello, ed è un impoverimento, una barbarie. I nazionalismi sono proprio perversi, anche se giustificati sono sempre perversi per forza. Insomma, meglio avere un'identità varia che un'identità ossessiva. Ecco, raccontare Gorizia vuol dire raccontare questo, vuol dire raccontare una comunità che è stata costretta a scegliere da che parte stare. Vuol dire raccontare come nasce un confine, cosa vuol dire la nascita di un confine su una comunità. E per farlo abbiamo individuato vari strumenti, vari, varie proposte, ve le delineo molto velocemente. Eh, abbiamo delle proposte di turismo a cielo aperto, un museo multimediale, una serie di prodotti audioguidati e molte esperienze di tipo teatrale. Ma il punto di partenza è Strade della Memoria, e l'archivio. Siamo partiti dai racconti e abbiamo deciso di rendere fruibili i racconti per chi è interessati. Quindi un grande archivio multimediale dove uno può ascoltare le interviste, navigarle e vedere le fotografie. Anche questo iniziare ad associare il racconto ai luoghi, il racconto agli spazi e lo abbiamo fatto raccogliendo le fotografie di famiglia, le fotografie personali insieme alle foto d'archivio. Quindi questo è il punto di partenza, un archivio sostanzialmente. Il primo sviluppo di natura turistica è stata topografia della memoria. A partire da quelle interviste abbiamo individuato dei luoghi, dei luoghi della memoria, non i classici luoghi della memoria istituzionali, il cippo, la targa, i luoghi decisi dalle pubbliche autorità, dalle amministrazioni. Abbiamo individuato dieci luoghi delle memorie individuali, delle memorie familiari, i luoghi che sono luoghi della memoria per la comunità perché li sentono. I goriziani in quanto tali e soprattutto quei luoghi che hanno significati diversi per le varie comunità. Ne abbiamo individuati dieci e in ognuno di questi luoghi abbiamo collocato un totem, è un progetto di più di dieci anni fa e, e abbiamo pensato questi totem come eh, delle pietre miliari, dei punti di passaggio eh, da fruire in vari modi. La nostra prima intenzione era far sì che le persone si guardassero attorno, che non focalizzassero l'attenzione solo su un elemento, perché molto spesso girando, e soprattutto girando, facendo turismo storico, ci si focalizza sul monumento, sul singolo edificio, sulla targa. Invece, il nostro primo obiettivo era far sì che le persone si guardassero attorno. E allora, in maniera un po' così, può sembrare strana, ma la prima cosa che abbiamo fatto è fare dei fori su questi totem con un occhio disegnato e invitare le persone a girare attorno al, al totem, a guardare attraverso i fori per focalizzarsi su punti di vista diversi. Perché ogni luogo ha spesso una memoria istituzionale, un monumento, e sembra che quel luogo racconti una sola storia. Invece noi volevamo dire che quel luogo racconta tante storie, ogni comunità vede quel luogo da punti di vista diversi. E quindi se si va ai Giardini Pubblici di Gorizia, c'è un monumento a Enrico Toti che Non c'entra poi niente con Gorizia, che, però, focalizza l'attenzione di chi passa di là. Ma se ti guardi a 70 gradi più a sinistra c'è il Tergowski Dom, che è un luogo della memoria per la comunità slovena, che non è segnato come tale, non è un luogo individuato esplicitamente come luogo della memoria. E allora, prima cosa, far girare le persone attorno e far sì che si guardino attorno. E poi. Un altro livello di fruizione è quello del codice QR che ti porta in uno spazio virtuale, uno spazio in cui quel, quel luogo prende vita e viene raccontato, si fa raccontare dai testimoni, ci sono dei brevi video in cui ogni testimone racconta le stratificazioni di quel luogo, quel luogo in epoche diverse ha significato cose diverse, ha storie diverse da raccontare ed è proprio la complessità che cerchiamo di far emergere attraverso i video e le immagini. Queste sono le dieci tappe, sono sei in Italia, quattro in Slovenia, un percorso da circa tre chilometri che si può fare tranquillamente in un'oretta e mezza attraversando le varie, le varie tappe. E al centro di questo salto, visto che abbiamo poco tempo, al centro di questo percorso c'è una tappa che è il Valico del Rafut ed è secondo noi la tappa così più... Di forte impatto. Apparentemente è un luogo comune, è un luogo in, in periferia, attraversata da un valico di terza categoria, lì però si trova. Una casa, ancora oggi c'è una casa con il suo garage ed era la casa attraversata dal confine costruita nel 1947. E nel 1947, proprio il giorno in cui quel confine è stato realizzato, il 16 settembre, c'era un fotografo, il signor Altran. Il signor Altran, insieme anche alla truppa dell'Istituto Luce, ha ripreso quello che stava succedendo lì. Gli anglo americani sono venuti a tracciare il confine, e il confine, secondo le loro mappe, doveva passare esattamente fra la casa e la stalla, e le mappe non si discutono. Le mappe dicono che il confine deve passare di là e quindi iniziano a tracciare la linea di confine. I signori provano a protestare a dire, scusi, si sposti 20 metri più in là, cosa vi costa? Mi lasciate la stalla? Voi avete il vostro confine, io e la mia stalla, siamo tutti tranquilli, ma mi lasciate eh, le mie proprietà. Sono. Ferri nel tracciare la linea dove dice la mappa e la mucca non è d'accordo ma è ovvio che la mucca non è d'accordo con quella mappa nel senso dal punto di vista della mucca a destra c'è la stalla dove può dormire al caldo a sinistra c'è la casa e il fienile lo vedete lì sulla sinistra per lei è inconcepibile che il suo mondo venga diviso lei non può rinunciare né al posto dove va a dormire né al cibo per lei il confine, quel confine non ha alcun senso, tant'è che si oppone e, e si mette a cavallo di quel confine. E se vedete le immagini dell'Istituto Luce, vedete il, il ragazzo che adesso è seduto lì, la, prende la mucca, prova a spostarla a sinistra, lei si ribelle e continua a stare lì. E, è l'inizio di una storia che si replica poi nei giorni, nelle settimane e nei mesi successivi, perché buona parte dei goriziani si trova. Nella condizione della mucca si trova a dover rinunciare a qualcosa, a rinunciare a qualcosa che aveva nella parte che è rimasta in Jugoslavia a destra oppure nella parte che è rimasta in Italia a sinistra. Ecco, raccontare questa storia, raccontare queste storie, queste vicende, raccontare come i goriziani hanno scelto da che parte vivere era un po' la sfida che ci siamo posti. Vuol dire raccontare appunto la complessità delle scelte, delle identità. C'è chi ha scelto di vivere in Italia perché è anticomunista, chi ha scelto di vivere in Italia perché si sentiva di identità italiana, chi pur essendo sloveno e sentendosi sloveno è rimasto in Italia perché aveva la casa, perché aveva il lavoro, la fidanzata o viceversa, sono mille i motivi per cui si è deciso a cosa rinunciare. E abbiamo quindi pensato a dei modi per raccontarlo. L'ultimo, in ordine di tempo, si trova proprio di fronte a questa casa, questa casa esiste ancora. Di fronte c'è il valico del raffuto, la casetta dei doganieri. Quelle che prima ci hanno, fatto vedere, ci hanno fatto vedere entrambi i relatori. Quelle casette abbandonate, quelle casette che per decenni sono rimaste in abbandono, eh, grazie alla collaborazione col Comune di Gorizia, siamo riusciti a trasformarle in un piccolissimo museo multimediale. Il luogo del controllo dei documenti adesso è diventato luogo di narrazioni. Il cortile esterno, il cortile dove c'è una vecchia rete, è diventato un luogo per una mostra fotografica bilingua italiana e slovena che ripercorre tutto i primi 50 anni del Novecento. All'interno della casetta abbiamo creato due installazioni multimediali, due tentativi di raccontare la storia in maniera un po' diversa. In questa stanza... C'è una grande parete di sei metri con un video che scorre. Il video del 15-16 settembre 1947, i giorni in cui è stato fatto il confine. Non ci sono parole, ci sono solo immagini. Lo schermo è diviso in due parti. Abbiamo immagini dell'Istituto Luce e della Filmoteca di Belgrado, due punti di vista su quello che succede. E senza parole si fanno vedere le reazioni delle persone, come le persone hanno vissuto quei giorni. Non servono parole per capire. Le differenze, ma anche come quel confine riguardi allo stesso modo entrambe le comunità che l'hanno vissuta entrambe come un trauma, un modo per entrare in quei giorni dal punto di vista di chi li ha vissuti e li ha ripresi proprio in diretta. Dall'altra parte, abbiamo creato una stanza un po' particolare dove c'è un tavolo con cinque oggetti sopra, sono oggetti parlanti, oggetti che, se posti al centro del tavolo, fanno partire delle narrazioni. C'è un busto di Tito, c'è una prepusnica, c'è il libro di Franco Basaglia, c'è un pacchetto di sigarette e c'è un carro armato. Sono cinque tematiche che ritornano in tutti i racconti dei testimoni. Sono cinque luoghi comuni, sono cinque oggetti di memoria condivisa della popolazione. E se l'oggetto viene messo al centro del tavolo partono dei filmati in cui i testimoni raccontano e si vedono le immagini relative. E si capisce come ogni cosa può essere vista da punti di vista diversi. La figura di Tito è emblematica in questo senso. Per i Goriziani la figura di Tito è complessa, è tante cose. C'è chi lo ha visto come un punto di riferimento, chi l'ha visto come eh, un pericoloso dittatore, chi gli riconosce di aver cercato una terza via, chi lo accusa delle peggiori cose. E per i Goriziani però è uno, è un qualcosa di vicino, un qualcosa di... Che fa parte della propria identità e che non può essere semplificato. Va, vanno ascoltate le varie versioni, vanno messe vicine, vanno accolte senza dire una è giusta e una è sbagliata. Per la comunità goriziana sono tutte giuste, sono punti di vista diversi. Poi il pacchetto di sigarette, il contrabbando, tutta la mitologia che si è creata attorno al contrabbando attraverso il confine, come ci diceva eh, prima. Ci sarà poi un'ultima parte di questo museo che sarà diffusa, saranno dei, dei, delle, dei totem, delle sculture artistiche che riporteranno i vari punti di vista relativi ai vari luoghi. Questo però ancora è un qualcosa di statico, è un qualcosa che ha un punto preciso che abbiamo individuato. Ci Piaceva però l'idea di riuscire ad accompagnare il pubblico attraverso Gorizia, attraverso il suo confine, fargli vedere la città come oggi e al contempo fargliela vedere come era nel passato e fargli sentire i racconti del passato e di oggi. Quindi tenere insieme passato e presente e far vedere come la città è cambiata. Per farlo, abbiamo deciso di collaborare con un collettivo teatrale, con, un, con una coppia di drammaturghi e registi con cui abbiamo realizzato un percorso per singolo spettatore che eh, sfrutta come mezzo di comunicazione il tablet e le cuffie. È un percorso un po' artigianale, un po' tecnologico. Mi spiego meglio. Il tablet funziona come guida, ti indica dove andare. Tu vedi sul tablet quello che ti circonda, è un punto di vista insoggettivo. Le immagini sul tablet iniziano a muoversi, sai che tu ti devi muovere nella stessa direzione. Quindi percorrere le stesse vie che vengono percorse sul tablet ti dà un ritmo di camminata, ti permette di capire dove girare, dove fermarti. Contemporaneamente in cuffia inizi a sentire i racconti. I racconti dei goriziani di oggi che si mescolano con i racconti dei goriziani del passato, che ti fanno capire i luoghi che stai attraversando, che valenza hanno. E poi nei momenti in cui ci si ferma, in cui il tablet ti dice di fermarti, di sederti, sul tablet iniziano a comparire le immagini del passato e il presente e il passato si mescolano, si alternano e vedi come i luoghi che ti circondano sono cambiati nel tempo. Ecco, è un modo per contaminare la guida turistica con la narrazione storica. Questa non è una guida turistica e non è neanche la lezione di uno storico. È un tentativo di bridare i linguaggi, di usare la sensibilità del teatro, della poesia, della musica, perché c'è tutto un paesaggio sonoro, con le informazioni importanti raccolte dallo storico, con l'attenzione ai luoghi e a far capire eh, la valenza dei luoghi. Questo in Gorizia pensiamo sia fondamentale, perché uno che arriva a Gorizia non viene colpito da grandi cose, non ci sono grandi monumenti, non ci sono luoghi che colpiscono. L'immaginazione se non i cippi, se non le sbarre di confine, ma è poco. E è invece, una città ricchissima e con grandi stratificazioni di racconti, di memorie, solo che vanno fatte emergere in qualche modo. E questo ci è sembrato un modo efficace. E anche il fatto di proporre alle persone di fare un'esperienza individuale, cioè il turismo, diceva Nicola, giusto, noi andiamo in turismo per staccare la testa, per rilassarci, per mangiare. E quindi spesso anche affrontiamo le visite storiche con quello spirito di compagnia in tanti, intanto che attraversiamo i luoghi, chiacchieriamo fra di noi e pensiamo ai cevapcici che mangeremo fra poco. Dal punto di vista dello storico questo è un po' sminuente. E quindi l'idea di proporre al turista, sì, un'esperienza di un'oretta in cui ti immergi tu da solo nel racconto con le cuffie, volutamente isolandoti da da quello che succede fuori, ma immergendoti in quello che succede fuori. È un tentativo, secondo noi, efficace, i feedback che ci hanno dato sono stati estremamente positivi, perché anche permettere allo spettatore di focalizzarsi e di entrare in una bolla per un'oretta e, e vivere quella, quella città è una proposta turistica. Qui c'è il mio collaboratore che lo sta facendo. E, di questo vi parlo fra un attimo perché è l'ultimo progetto che abbiamo. Poi ci siamo focalizzati e ci stiamo focalizzando in questi anni su alcuni luoghi specifici. L'idea di raccontare più in profondità alcuni luoghi e spazi della memoria. Uno di questi è sicuramente il Parco Basaglia, uno dei punti chiave della storia di Gorizia dei punti d'orgoglio che dovrebbero essere i punti d'orgoglio di Gorizia il fatto di aver ospitato l'avvio della rivoluzione basagliana Gorizia ha sempre avuto un rapporto molto complicato con Basaglia la sua storia la sua esperienza tanto da averla volutamente messa da parte dimenticata per molti anni e, al contrario di quello che è successo a Trieste che poi ha ereditato Basaglia in quanto se n'è dovuto andare da Gorizia e ha permesso la realizzazione della sua, della sua visione. Però a Gorizia c'è il risultato del lavoro di Basaglio, c'è nella memoria, ce ne sono i segni e, e anche in questo caso come raccontarlo? È un tema estremamente delicato, estremamente complesso. Anche qui alla base c'è un archivio che è stato valorizzato negli ultimi cinque anni grazie al lavoro della cooperativa La Collina che ha riportato in luce l'archivio e lo sta... Ripulendo, organizzando e promuovendo una storia che non inizia con Basaglia, ma che inizia prima della prima guerra mondiale, si interrompe con la prima guerra mondiale, poi ha tutta la storia nel periodo fascista. È un luogo estremamente affascinante dove coincidono due confini: perché il confine fisico dell'ex ospedale psichiatrico non è solo il confine fra normalità e anormalità, fra malattia e salute mentale, ma è il confine fra Italia e Jugoslavia, nel senso che il una delle. Reti che delimitano il parco Basaglia e il confine fra Italia e Jugoslavia. E anche qui le storie di ex eh, pazienti che escono e attraversano il confine di Stato e se li ritrovano in Slovenia li devono andare a recuperare in Slovenia, insomma, c'è tanta storia anche lì. E anche in questo caso, per raccontarlo, abbiamo, abbiamo chiesto aiuto al teatro, abbiamo chiesto aiuto a una compagnia di Milano che aveva lavorato anche in altri ex ospedali psichiatrici, Circolo Bergman. Con loro abbiamo raccolto molte testimonianze di medici, di ex pazienti, di, di infermieri e lavorato sull'archivio per un percorso sonoro, unicamente sonoro, di immersione in quel luogo. Si chiama Esercizi di rivoluzione. Ed è un'esperienza, nel senso che chiama in gioco lo spettatore a ragionare su cosa vuol dire fare una rivoluzione culturale, cosa vuol dire esercitarsi a fare una rivoluzione culturale, ed è un modo quindi per vivere con gli spazi, conoscerne la storia, ma anche mettersi in gioco attivamente, con le modalità minime, essenziali, non invasive del gioco di ruolo. Eh, ci permette di entrare nelle, ex, nelle palazzine che ospitavano eh, i degenti, eh, di fare delle esperienze non invasive per chi quel luogo lo sta vivendo oggi da paziente, perché è un luogo attivo e operativo attualmente, e quindi anche il farlo attraversare con le cuffie in totale silenzio per gli spettatori è anche un rispetto verso chi lo sta fruendo oggi. E poi... Eh, arrivo a un luogo che ha citato prima Nicola, che è il Sentiero dei Cippi sul Monte Sabotino, il sentiero in cresta, un sentiero che ha la lunghezza di circa un chilometro, eh, di cui buona parte è esattamente a cavallo fra Italia e Slovenia, quindi tocchi una quarantina di Cippi, se non sbaglio, tutti concentrati in circa un chilometro, e hai a sinistra Lisonzo, da parte slovena, a destra. Vedi Gorizia, è un'esperienza di per sé meravigliosa da un punto di vista naturalistico. Anche in questo caso abbiamo proposto un racconto teatrale con le cuffie, ognuno lo può fare col suo cellulare eh, ed è una riflessione su quel confine specifico, ma sui confini in generale. La compagnia Malmadur ha chiesto a molte persone intellettuali, ma persone comuni, di raccontare i loro confini un po' quello che hai fatto prima tu mettendo anche in luce quelle che sono le caratteristiche comuni a tanti confini diversi fra di loro, a come possono essere percepiti diversamente, quindi su un confine molto preciso, molto netto, molto caratterizzato, ragionare anche sugli altri confini che, che ci sono oggi nel mondo e come sono fruiti. Ecco allora l'approccio interdisciplinare, far sì che lo storico con le sue competenze, con le fonti che ha raccolto, Col suo bisogno di rigore, diceva prima Nicola, far turismo storico vuol dire però anche essere attenti a ciò che si racconta, e al rigore di ciò che si racconta, deve però incrociare la capacità di racconto di chi fa teatro, di chi sa comunicare, di chi sa raccontare le storie, perché uno che fa turismo vuole fare un'esperienza che sia non solo intellettuale, ma anche di esperienza, anche emotiva, e mediare fra questi due elementi: quello storico e quello emotivo, senza puntare sui fatti più fortemente emotivi, cioè non vogliamo puntare sulle tragedie, sul racconto solo dell'episodio tragico, dell'episodio che facilmente cattura lo spettatore, che cattura il turista, che lo fa emozionare, ma vogliamo rendere emozionanti luoghi che appaiono comuni, luoghi che oggi non appaiono particolarmente segnati da tragedie, farne capire quanto la storia influenza una comunità e quanto sia interessante anche per noi che arriviamo lì da fuori conoscere quella comunità e capirne il legame col suo territorio. Ecco allora che in questi anni di avvicinamento a Godizia 2025 pensiamo che da un lato mettere in, in rete le professionalità, far sì che i linguaggi diversi comunichino fra di loro e poi che si creino reti, far sì che tutte queste varie esperienze possano essere fruite anche una dopo l'altra, un insieme all'altro. Sono tutti luoghi a distanza di pochi chilometri, poche centinaia di metri fra di loro. Ci sarà una grande varietà di proposte. La, il nostro lavoro sta nell'individuare modalità diverse per pubblici diversi, pubblici che girano in gruppo, i gruppi scolastici. Come far fruire tutto questo ai gruppi scolastici? È una sfida, è una sfida sempre per gli stessi motivi, perché raramente il gruppo scolastico è portato ad ascoltare una guida, sappiamo quanto è difficile, ho fatto le guide anch'io, e dall'altra parte dobbiamo sfruttare l'essere gruppo, che porta a dei meccanismi anche di confronto, di interazione. E allora stiamo lavorando su questo adesso per un altro progetto di audioguida, ma da fare in gruppo, da fare in modo esperienziale. Una voce che ti guida e guida tutto il gruppo insieme ad attraversare dei luoghi e al contempo a compiere delle azioni nei luoghi che attraversa. Far sì che attraverso la propria presenza fisica le persone che attraversano la città interagiscano con la comunità, cioè agiscano in quei luoghi, portino magari cambiamento. Eh, è anche questo. Lavorare con i drammaturghi ti permette di capire come farlo. È un lavoro che stiamo facendo col drammaturgo Riccardo Tabiglio che ci porterà a sviluppare un progetto in cuffia collettivo attraverso la città. E chiudo richiamando un progetto vecchio, giusto per dire che non abbiamo inventato niente, ma che copiare se copi bene funziona. E abbiamo, ci siamo ispirati a un progetto che è stato sviluppato a Gusen, che è il sottocampo di Mauthausen, che Appunto, ha ospitato un importante sottocampo mh, nel periodo 43-45, no, adesso non c'è niente di quel sottocampo, è rimasto soltanto un piccolo centro informativo. Adesso c'è un quartiere residenziale, non si vede niente del campo, non si vede niente dell'orrore, non si vede niente di tutto ciò che un turista della memoria del Shoah va a vedere perché vedi villette con piscina. Però è incredibilmente interessante raccontare come un sottocampo nazista sia diventato un quartiere residenziale di villette con piscina. Solo che se lo attraversi da solo non puoi capire che cosa è successo, hai bisogno di un supporto narrativo. Anche loro hanno sviluppato un percorso in cuffia semplicissimo. Una voce ti accompagna, ti dice dove fermarti, ti dice che quella villetta rossa, quella facciata rossa e con le due colonnine fuori era il comando nazista. E poi ti fa entrare nel villaggio e senti le voci dei carnefici, senti le voci delle vittime e senti le voci degli abitanti di Gusen che ti dicono: Per noi è stato essenziale costruirci la piscina lì, superare quel trauma. E noi scavavamo e trovavamo le ossa eppure ci siamo costruiti la piscina lì. È incredibilmente interessante per non banalizzare e per capire come le comunità fruiscano i traumi e come la nostra percezione sia spesso diversa da quella di chi le ha vissute decenni fa. Raccontare tutto questo è terribilmente difficile, ma terribilmente affascinante. Eh, credo che sia una sfida interessante che se gli enti locali, l'Unione Europea, la Regione sostengono, insomma possa portare a, a dei buoni risultati con pubblici molto diversi dai ragazzi più giovani Fino alle generazioni che quelle storie le hanno vissute e che quindi ci si ritrovano e si sentono parte di quello che, che sentono. Bene, spero di essere stato sufficientemente sintetico. Io direi super sintetico, bravissimo, coinvolgente e soprattutto credo che ci siano poi del, dell'interesse anche per poter fruire del, degli strumenti che hai presentato e per poter poi vedere a Gorizia e toccare con mano. Ehm, quindi se ci sono delle domande. No, direi di no. <ride> allora, ehm, grazie mille Alessandro. E chiedo a Paolo, a Paolo Pinzuti, di chiudere questa nostra carellata. Paolo eh, si descrive così, figlio di. Eh, Due operai emigrati in provincia di Varese dalla Puglia e dalla Toscana, con una formazione in scienze internazionali e diplomatiche, vari trascorsi all'estero, in paesi dell'Unione Europea, con anche possibilità di perfezionare i suoi studi in scienze del lavoro con un master a Brema, poi una permanenza abbastanza lunga, per motivi immagino inizialmente affettivi, in Turchia. Ma la cosa, diciamo, più eh, che si avvicina un po' a noi anche all'argomento di cui ci parlerà insomma, indirettamente, è la creazione di questa rivista Bike Italia, che poi diventerà una tua, eh, diciamo, azienda che è Bike Economist. Eh, Bike Economist, Economist. Economist, chiedo scusa nella pronuncia. No, sono io che ho dato un nome sbagliato perché poi. È difficile da pronunciare. Eh, no, esatto. Certo, certo. esatto. Comunque, oh. la sostenibilità. Eh, diciamo il punto di partenza. Eh, sei arrivato con la tua bicicletta. Eh, ci ci parla, vuoi parlare parla della tua interpretazione del confine, Paolo? Eh, a te la parola. Quindi grazie. ti prego. Grazie Giovanna, grazie per l'invito, grazie a tutti voi che siete ancora qua in sala, nonostante l'ora. Anch'io ho lo stomaco che fa un po' blu blu, quindi insomma vedrò di essere anch'io eh, rapido e possibilmente in dolore. E ecco, insomma, vorrei partire subito da una cosa che sono i tre termini di, di questo evento: no? turismo, confini e cerniere, che tutti e tre mi parlano direttamente. Mi parlano direttamente perché appunto turismo, mi occupo di turismo, come, come ha detto Giovanna, ho fondato eh, ormai dieci anni fa una rivista, quello che era prima un blog che è diventato una rivista di bici, che poi è diventata un'azienda e che poi insomma le cose evolvono sempre. Adesso stiamo, in questo momento stiamo lavorando alla seconda edizione della fiera del cicloturismo che si terrà a, a Bologna. Quindi turismo è questo, i confini perché? Perché fanno parte un po' della mia identità. Eh, sono nato in provincia di Varese quindi poco lontano dalla, dalla frontiera di cui parlavamo eh, con eh, insomma, mio padre che ha lavorato per 35 anni in una fabbrica di cerniere no, quindi allora, avete colto no e che per 35 anni ha fatto avanti e indietro Dall'Italia alla Svizzera attraversando la frontaliera un, un confine, eh, seguendo quelle logiche che dicevamo, eh, quindi dovendo far vedere periodicamente il bagagliaio, rispondendo a delle domande insolite, eccetera, eccetera, ma soprattutto in un contesto molto particolare. Provate a immaginare: negli anni Ottanta, la provincia di Varese, eh, figlio di genitori meridionali, io mi ritrovavo ad avere quell'aggettivo che inizia con la T e finisce con ONE. No? Eh, che ormai non si può dire perché le cose sono cambiate, si sono evolute e via dicendo, però io facevo parte di quella categoria che era altra rispetto a noi no? a casa mia. No? E mio padre lavorava in Svizzera e faceva parte di quella categoria che veniva chiamata Talian. C'era questo. No, questa espressione quasi despreggiativa per, per definire gli italiani che poi erano quelli che andavano lì a rubare il lavoro a noi svizzeri. Più o meno era così la storia, Io ero bambino quindi. Insomma, nel corso del tempo, come abbiamo detto, ho avuto modo, fortuna, l'opportunità di confrontarmi sempre con questa dimensione dell'altro. Ho studiato scienze politiche, sono finito in Romagna, scienze internazionali e diplomatiche e ho scoperto i romagnoli. No? questa... Cosa meravigliosa questo, questo, questo popolo meraviglioso fatto di liscio e sangiovese. Eh, sono andato a studiare in Germania. ho fatto un buon servizio di volontariato europeo dove eh, mi sono occupato di immigrati russi dal, che sono finiti in Germania e quindi anche loro erano altri. Insomma, eh, sono finito, sono ritornato in Italia. Ho sposato una donna turca. Sono andato a vivere in Turchia. Sono diventato nuovamente altro. no e quindi, quando sono stato coinvolto, mi hanno chiesto, vieni a parlare, il tema, dicevo, oh, cavolo, io mi occupo di biciclette, no? E, insomma, il tema è un, po', è, un po', è un po' forte, però ho deciso, voglio parlare dell'altro. Perché? Perché l'altro è quella cosa che dà la definizione sempre a chi siamo noi, no? Perché poi il tema è quello, noi chi siamo esattamente? Noi esistiamo solamente nel momento in cui, cioè il noi esiste, nel momento in cui esiste l'altro. No? Prima abbiamo parlato tanto di grande guerra e se ci pensiamo la grande guerra è stato quel momento in cui la gente, penso per esempio eh, io nella mia famiglia non ho avuto nessuno che ha fatto parte, però tanta gente del meridione è stata portata al nord e per la prima volta si è ritrovata a parlare con dei connazionali che parlavano una lingua diversa e all'improvviso c'è stato un noi che era diverso dall'altro anche se poi le lingue, insomma la cosa era estremamente complessa. E alla fine quello che è successo è che ci si è ritrovati, come dire, a ehm, combattere, pensate, dico, dirò una parolaccia, pensate quanto siamo stati stronzi, no? a combattere per anni e perdere milioni di vite semplicemente per una riga a terra e perché l'altro teoricamente era diverso da noi. Questa diversità generalmente deriva da una serie di cose. No? Una diversità che può essere territoriale, tu sei nato di là, io sono nato di qua e quindi tu sei altro rispetto a me. Che può essere linguistica, tu parli una lingua, io ne parlo un'altra e quindi tu sei diverso da me. No? Se ci pensate, i greci e i latini distinguevano tra, anche loro avevano noi e loro, c'erano i barbari, no? i barbari erano eh, da barbarus, no? erano questi soggetti. Che eh, balbettavano, in quanto tali non parlavano la lingua e quindi erano altri da noi. Oggi noi parliamo di barbari come quelli che non si sanno comportare. Ecco questo tipo di differenziazione c'è sempre stata. C'è sempre stata rispetto al tema della religione. No? Loro eh, vedono in Cristo un. Non, non riconoscono eh, Dio come uno e trino, ma semplicemente no, eh, Gesù, semplicemente come eh, rappresentazione di Dio, non credono nella Trinità, quindi facciamo le crociate eh, contro i musulmani, il feroce saladino. Insomma, tutta una storia estremamente complessa fatta di sangue, semplicemente perché tu sei diverso da me. E soprattutto oltre alla lingua, oltre alla, alla religione, c'è la questione prettamente fisica, no? Quella cosa dove l'altro è diverso da me perché c'è una separazione di qualunque tipo, quindi può essere una separazione di natura culturale. No? Pensate a quelli che mettono, guardate, questo qua è un dramma, eh? che mettono il formaggio sulla pasta col pesce. No? C'è gente che le fa queste cose, no? e che sono altro rispetto a noi, quelli che mettono l'ananas sulla pizza e che noi italiani li guardiamo con disprezzo e diciamo, voi non siete degni di appartenere. Al genere umano, no? che se dicessimo qualunque altra cosa saremmo razzisti rispetto all'ananas sulla pizza, invece lo accettiamo. Eh, mi sto facendo prendere la mano, scusate. Però insomma, il concetto è questo: è che c'è sempre l'altro rispetto a noi, e che c'è sempre un limite. Questo limite può essere culturale, abbiamo detto, può essere culinario eh, e può essere fisico. Per cui, può essere un muro, l'abbiamo visto il muro, ma può essere anche la porta di casa, che è quella cosa che segna la differenza tra me e il mio vicino, che è altro da me può essere un oggetto fisico come può essere per esempio una scatola. No? Io sto dentro una scatola per preservare il mio io che è altro rispetto a te. No? E questa scatola per esempio può avere la forma di un mezzo di trasporto e qua ci arrivo alla bicicletta finalmente. La sto prendendo alla lunga però ci arrivo. Eh, può avere la forma di un, di un mezzo di trasporto che può essere per esempio un aeroplano. No? Pensate a tutti quelli che... Ecco, l'aeroplano che è una sorta di protezione completa dell'individuo dal contatto con l'altro. No? Io parto da Pordenone, salgo in macchina, vado all'aeroporto, lascio la macchina, salgo su un aereo che mi mette insieme a tutti i miei simili, a quelli che sono come me, mi porta all'aeroporto di Dar es Salaam, per esempio, e finisco in un bellissimo villaggio in mezzo all'oceano indiano. Dove sto lì insieme a tutti quelli come me, non mi smischio con gli altri, no? e poi torno a casa e ti racconto l'Africa, te la spiego anche perché io in Africa ci sono stato. no? E mi dà la presunzione di conoscere l'altro, perché di fatto poi è la presunzione di conoscere l'altro quello che crea, crea veramente dei problemi. Ora, però, il turismo, e qua vengo al turismo, non è sempre stato questa roba qua, no? il turismo, turismo e viaggio vanno sempre un po' a braccetto come cosa. I primi viaggiatori chiaramente erano esploratori, erano mercanti, era gente insomma che aveva coraggio, che aveva voglia di mettersi in gioco, che non aveva paura, o se aveva paura la sapeva nascondere, o comunque affrontava. Pensate a Marco Polo, no? Che un giorno dice ciao mamma io esco, no? E che a un certo punto arriva a incontrare il Gran Khan, attraversa la Cina e, e insomma inizia, apre quello che è un... Eh, apre quello che è una stagione di esplorazioni che poi si interrompe, insomma, eh, provate a pensare a Cristoforo Colombo che voleva andare in India e poi si ritrova a scoprire l'America. No? Pensate alle disavventure che ha dovuto affrontare. Oggi il turista è uno che, per esempio, se la prende molto più comoda. No? Eh, si fa risalire generalmente il concetto di turista a Goethe, se non sbaglio, meno male il professore di turismo non c'è così. Posso permettermi qualche, qualche errore? No? Goethe che fa questo viaggio in Italia per piacere, per puro diletto, all'inizio dell'Ottocento e prende appunti, scrive, racconta. E quindi, e questa qua è stata veramente la nostra benedizione come italiani perché quello lì è stato un momento in cui uno straniero arriva e dice, guardate l'Italia è una figata, no? l'invenzione del marketing territoriale ci ha pensato Goethe e da quel momento è stata tutta in discesa, soprattutto per i bagnini romagnoli che poi con le tedesche, vabbè ma questa è un'altra storia. Ehm... Da lì appunto però Goethe se l'è dovuta fare a piedi, ha dovuto fare a piedi, in carrozza e via dicendo, ha dovuto fare un ingresso nel, nell'altro, no? Cioè il turismo è originariamente, o comunque il viaggio originariamente era quella cosa che permetteva al, no, a noi di entrare nell'altro senza più filtri, no? abolendo ogni possibile divisione. E quindi eravamo noi che andavamo alla scoperta dell'altro entrando nella loro lingua, nella loro cultura, andando a contatto con gente che metteva l'ananas sulla pizza, che metteva il formaggio sul pesce, che faceva tutte queste cose abominevoli per noi e che poi magari scoprivamo che erano anche buone, piacevoli e via dicendo. L'elemento veramente di rottura dal mio punto di vista in tutto questo eh, come dire, sono stati due fondamentalmente. Uno è stato l'invenzione del mezzo di trasporto scatola, no? quindi l'automobile, che al di là de de del momento originario che era ancora avventuroso, eccetera, per cui me bisogna bisognava essere dei duri all'inizio per fare un viaggio in automobile. Perché se ti si rompeva, poi non è che chiamavi laci e dicevi: Per favore, venitemi a prendere o mettetemi a posto l'auto. Eh... Tornato al però, momento giusto, perfetto, ho detto tutto quello che dovevo dire. <ride> Eh, no. eh, poi l'automobile si evolve, diventa uno strumento affidabile. E quindi, insomma, fare un viaggio in automobile non è mica più niente di che. Eh, in contemporanea, più o meno, succede che alcuni pazzoidi in giro per il mondo scoprono che si può viaggiare anche in altro modo: si può viaggiare con un oggetto a due ruote. Eh, figlio della Draisina, cioè quindi una sorta di insomma, vabbè, la bicicletta, ve la faccio breve, no? E qua c'è un elenco di viaggiatori che hanno fatto viaggi in bicicletta entrando nell'altro in periodi in cui veramente se ci pensiamo, questa roba qua non c'era, no? E che quindi tutto il discorso delle frontiere e via dicendo era un discorso estremamente complesso. Eh, Thomas Stevens parte nel 1884 a bordo di una. Eh, di una penny fart quindi un uh, velocipede quello con la ruota grande davanti per, intender, per intenderci torna dopo due anni dopo aver fatto il giro del mondo in bicicletta aveva un bagaglio che era grosso più o meno come uno zainetto no? e si è fatto tutto il giro del mondo in bicicletta è tornato sano e salvo no? e ce la fece così come per esempio pochi anni dopo anni london derry una, una donna eh, Lettone immigrata negli Stati Uniti che per scommessa fece il giro del mondo anche lei in bicicletta 1894-1895, no, una donna da sola nel 1894 che parte in bicicletta e fa il giro del mondo e incontra re, principi, il, come dire, il, la creme della creme della, della società mondiale no? viene ricevuta ovunque, ma non perché era rappresentante di chissà che cosa, ma perché lei era rappresentante dell'altro, no? Era l'altro che si presentava indifeso, quindi l'altro rispetto a noi, che si, che si presentava nudo, indifeso, senza incutere timore a nessuno, no? E dicendo, sto passando di qua, per favore, posso dormire? Posso rifocillarmi? Avete da mangiare, avete da bere, eccetera, eccetera. Quindi facendo richiami a quelli che sono gli aspetti eh, più umani, no? meno aggressivi del, del nostro essere. E ci sono anche gli italiani d'altronde. No? Voi non so se lo sapete, ma uno dei più grandi viaggiatori in bicicletta italiani, soprattutto i più antichi, è un certo Enrico Toti. No? 1908, Enrico Toti era un ferroviere, durante un incidente, insomma, ha un incidente sul lavoro, perde una gamba, la gamba destra esattamente, Beh, insomma, è giusto il tempo di rimettersi e il 1911 decide di prendere la sua bicicletta opportunamente modificata, perché chiaramente c'è una pedivella sola, no? e decide di partire per un giro in bici che copre la Francia, il Belgio, l'Olanda, la Danimarca, la Finlandia, la Lapponia, la Russia e la Polonia, no? E poi torna indietro, no? Poi è bello perché c'è gente che ti dice no, ma io non posso andare a lavoro in bicicletta, no? perché faccio fatica. No? Qui stiamo parlando di uno che aveva una gamba sola no? e che stato, ha fatto il giro dell'Europa per due anni no? per poi tornare. Vabbè. E visto che l'esperienza gli era piaciuta, decide di, nel 1913 di andare alle sorgenti del Nilo solo che poi gli va male perché a un certo punto è arrivato in Sudan, lo riprendono per un orecchio e gli dicono senti, fai una cosa, torna indietro, no? lo rispediscono ad Alessandria d'Egitto e lo rimandano in Italia, dove insomma dopo rimugina, 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 scoppia la, seconda, la prima guerra mondiale, Scusate, lui decide insomma che doveva per forza finire da, più o meno da queste parti e nel 1916 arriva a Monfalcone dove finalmente al fronte eh, come soldato irregolare si fa sparare di base lancia la stampella e dice io non muoio no? al di là del, del, del messaggio di Enrico Toti, però come questo cosa, cosa, cosa voglio lasciarvi voglio lasciarvi una serie di informazioni la prima è che chiaramente il eh, turismo in bicicletta è quella dimensione forse l'unica l'ultima dimensione turistica che c'è ancora rimasta oltre al viaggio a piedi quanti di quanti dei presenti hanno mai fatto un viaggio in bicicletta allora, beh, dai, insomma, statisticamente è rilevante, siamo quasi la metà dei presenti. Ehm, ecco, e forse oltre al viaggio a piedi, è l'unico viaggio, è l'unica tipologia di viaggio che ci permette di essere completamente e senza filtri all'interno del. Eh, di quello che appunto dicevamo essere l'altro, no? che ci porta alla scoperta dell'altro, del, di una dimensione che è altra, che ci, soprattutto ci permette, e qua ritorno a quello che dicevamo prima, del Friuli, Venezia, Giulia come regione esotica. Ti permette veramente di darti una ragione per andare in Friuli-Venezia Giulia. Perché il romano, con tutto il rispetto, a meno che non sei Enrico Totti che, vuole, che ha le sue cose da fare e va bene, no? però che c'ha in mente Firenze, Venezia, no? il, le grandi mostre, via dicendo. A un certo punto uno dice: Perché devo andare in Friuli-Venezia Giulia? E la risposta è: che Prego la regia di mandare la, la slide. E la risposta è perché passo di lì. Questo è un progetto che. 25 anni fa dei pazzoidi in, uh, in Europa, no? della European Cyclist Federation, decidono di lanciare un progetto che si chiama Eurovelo. No? Oggi sono 19 itinerari in giro per tutta l'Europa no? e che ehm, oggi sono stati realizzati tipo 45.000 chilometri eh, e che permettono a un certo punto, sono il sogno veramente della realizzazione dell'Europa, che permettono di andare da Caponorda al Portogallo da Dublino ad arrivare fino a Brindisi e, e, e poi insomma arrivare a, a, a immaginare di, di fare come, eh, come Stevens, come Marco Polo, che dice ciao mamma, io esco e vado a fare un giro. No? E allora la domanda è, dov'è l'altro qua? No? A questo punto l'altro non esiste più. A questo punto esiste invece il confronto, la fusione totale tra noi tra quelli che siamo noi e quelli che sono gli altri. E soprattutto noi che stiamo lì ad aspettare al bar, che vediamo arrivare uno in bicicletta, che è tutto forché aggressivo, che è un individuo curioso, che ci stimola curiosità, no? ci porta a fare mille domande, ma soprattutto che porta denaro. Porta denaro dove? Non a Venezia, no? dove non hanno bisogno di soldi per il turismo, no? ma probabilmente porterà denaro a quello che può essere, non lo so, eh, Codroipo, no? che mi risulta essere famoso per una cosa e eh, 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 poche altre. No? Però, insomma, se uno passa di lì, evidentemente... Guardate, <ride> tutto molto tutto Perché non me la ricordo. No, io non me la no, ma io non so... È per quello, no? Secondo me sì, no? Però insomma la logica, la logica è, è, è un po' quella. No? Quindi, insomma, eh, per, concludere, per concludere un po' il tema eh, e arrivare a, di nuovamente al tema del confine, un tema di cui si è parlato tanto questa sera è quello del quello della cortina di ferro no? che è stato uno degli elementi degli aspetti forse più drammatici del, del novecento no? che ha condizionato la vita di milioni di, di persone se guardate bene questa mappa c'è l'eurovelo 13 che parte dalla sua in cima e scende seguendo un po alcuni paesi attraversa la Germania esattamente a metà arriva al confine qua con la la Slovacchia, la Repubblica Ceca, qui con l'Austria e via dicendo, e poi scende fino ad arrivare al, al Mar Nero. Quello che un tempo era il, la cortina di ferro, quello che un tempo era il limite di demarcazione tra il, noi, paesi del blocco occidentale, e loro, sovietici del blocco di Varsavia, eccetera, eccetera, oggi è una linea di demarcazione che sancisce solamente una cosa, che è il noi. E questo noi, guardate che meraviglia, parte dalla sopra, dalla Finlandia e arriva fino al Mar Nero. No? È un noi gigantesco che diventa sempre più grande. E questa è veramente la meraviglia del tutto, che attraversa città e attraversa villaggi, attraversa foreste e attraversa luoghi che... Tante volte non sai neanche dove sei, non sai più neanche in che paese sei. Quella lì è la cosa veramente meravigliosa. Quindi mi dispiace per Rumitz, ma io me la posso immaginare benissimo. Un viaggio attraverso territori che non hanno, eh, dove non ci sono confini, no? Se non il confine appunto della, boh, della gentilezza, della buona educazione e di tutte queste cose. Oggi chiaramente il tema c'è ancora, perché come vedete questa immagine finisce a un certo punto, no? E meriterebbe probabilmente di andare ancora avanti. No, ma questo qua, poi è la sfida che viene lasciata. 25 anni fa è stata immaginata questa cosa. Oggi, la nostra immagine, la sfida è di riuscire ad andare ancora, ancora più avanti. Eh, il messaggio che vi voglio lasciare questa sera è di cercare di essere noi nel modo più altro possibile, cioè aprendo le porte, uscendo, no? uscendo da quello che è il. Eh, questa immagine che abbiamo di noi stessi, dove noi facciamo parte di un gruppo e gli altri fanno parte di un altro gruppo, no? Perché se ci pensate, quando siete in bicicletta non esiste il noi e il loro, quando siamo in, siete in bicicletta non esiste un finestrino che fa la differenza tra quello che c'è dentro e quello che c'è fuori, non c'è un impianto di... Condizionamento che, per esempio, pulisce l'aria, non ci sono filtri, i filtri sono il tuo polmone, eccetera, eccetera. Voglio invitare tutti quanti ad andare in bicicletta questa sera per riuscire a diventare parte di questo grandissimo noi, no? Perché solamente se lo facciamo noi, le cose diventano grandi, diventano belle, come questa. E, insomma, grazie a tutti per l'attenzione. Io, eh, io ringrazio da parte di tutti voi Paolo che ci ha dato un ulteriore stimolo. Quindi, questa, questa sera abbiamo sentito tante provocazioni, tanti riferimenti al confine, eh, degli accenni all'altro. Chiedo se qualcuno ha delle domande. Se non ci sono domande, eh, io ringrazio veramente tutti: da Claudio Visentin a Nicola Revelant. A Alessandro Cattunar, mi riesce difficile la pronuncia, spero di averla pronunciata correttamente. A Paolo Pinzutti, e grazie veramente per aver ascoltato con tanta pazienza, tanto entusiasmo questa presentazione del confine. E adesso aspettiamo e vediamo che cosa sarà di questa nuova programmazione, nuova strategia transfrontaliera Gorizia Nova Gorizia anche dal punto di vista esperienziale e non solo storico. Grazie mille, Grazie.